Buongiorno a tutti e benvenuti. Benvenuti a Leonardo il cavallo ideale, la proporzione divina, qui in sala Spazio Europa. Leonardo da Vinci è il più grande genio di tutti i tempi e noi oggi andremo a raccontare le gesta di questo straordinario uomo. Ringrazio e saluto il responsabile dottor Simone Vesco e l'organizzatore Ivan Antonio Giampietro della Venus Entertainment, ai quali farei un bel applauso perché siamo qui anche grazie a loro. Oggi la cultura e il genio proprio di Leonardo da Vinci saranno messi in luce attraverso gli interventi di alcuni straordinari esperti di questo straordinario mito, genio italico. Insomma, il genio di Leonardo da Vinci è sicuramente riconosciuto in tutto il mondo da sempre e oggi andremo proprio a raccontare, grazie a questo comitato scientifico composto da grandi esperti mondiali, alcune delle sue grandi gesta. Vorrei qui subito per insomma dare i saluti in rappresentanza del Parlamento europeo il dottor Fabrizio Spada. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, sono particolarmente lieto di essere qui con voi, vi porto il saluto delle nostre istituzioni, il Parlamento europeo e Commissione europea. Come sapete, questo spazio che oggi ci ospita, Spazio Europa, è gestito dalle nostre due istituzioni che peraltro per una coincidenza curiosa oggi sono impegnate in maniera massiccia perché abbiamo a Roma la visita della Presidente von der Leyen, la Presidente della Commissione europea e parallelamente abbiamo a Strasburgo la sessione plenaria del Parlamento europeo che sta prendendo importanti decisioni anche in materia ambientale. Sono particolarmente lieto, dicevo, che lo Spazio Europa ospiti questa sessione perché Leonardo, se vogliamo, è stata una figura ante litteram di europeo, ha vissuto a cavallo di due paesi, l'Italia e la Francia, tra l'altro due paesi fondatori dell'Unione Europea e ha rappresentato quell'embrione che poi si è sviluppato nel tempo fino a portare alle attuali istituzioni del pensiero europeo, per cui questa importante giornata di studio premia questo personaggio fantastico, apprezzato da tutti e anche un, diciamo, proto-europeo e auguro che possa ulteriormente chiarire e mettere in luce la sua fantastica opera. Vi ringrazio molto per l'attenzione e cedo la parola a Beppe. Buona prosecuzione. Grazie al dottor Fabrizio Spada. Io direi che non c'è modo migliore di iniziare appunto questo racconto del genio italico quale è stato Leonardo, con l'Ode alla gioia di Beethoven, che è appunto l'inno del Parlamento europeo, a cantarlo direttamente dal Canada, la signora Paola Troilo Travaglini. Un grande applauso. Thank you.
questo era l'ode alla gioia di Beethoven, l'inno del Parlamento europeo, grazie alla soprano Paola Troilo Travaglini, grazie. E ora darei subito la parola al presidente del Centro per l'UNESCO di Firenze, il dottor Vittorio Gasparrini. Grazie, io parlo anche a nome della Presidente del Club del Centro per l'UNESCO di Torino, Luigia Besi, che è qui, e della Presidente del Centro per l'UNESCO di Arezzo, scusate, ho fatto un lapsus, e la Presidente del Centro per l'UNESCO di Torino, Maria Paola Azzario, che non è presente qui, ma è rappresentata dalla nostra tirocinante, Olivia De Vassari. Quindi, senz'altro, come ci spiegherà Annalisa Di Maria e gli altri relatori, Leonardo è un personaggio che incarna 500 anni prima gli ideali di armonia, di pace, di sostenibilità e di dialogo che sono proprio dell'UNESCO. E per questo vi ringrazio e sosteniamo volentieri questa iniziativa. Grazie. Grazie al dottor Vittorio Gasparrini, presidente del Centro per l'UNESCO di Firenze. E ora avremo un intervento video del dottor Martin Kemp, professore emerito di storia dell'arte all'Università di Oxford, membro della rete di Leonardo da Vinci Network, è conosciuto come uno dei massimi studiosi mondiali proprio di Leonardo, che ci parlerà del suo progetto che riguarda il codice Leicester del maestro. Quindi la parola va ora appunto al dottor Martin Kemp. Hello, this is Martin Kemp speaking from Oxford. It's a pleasure and a privilege to speak to you at the beginning of the conference, which I hope goes very well. What I'm going to do is based upon two things I've been doing recently. One is the four-volume edition of the Codex Leicester, which I've done with Domenico Lorenza and is already published. The second is one that's coming up shortly, and that is Da Vinci Network, which is an educational resource about Leonardo, and particularly looking at what Leonardo has to say to us today. And that really is the theme of what I'm going to be speaking about. The title of this little discourse is Mona Lisa and the War Against Pisa, the Art of Lateral Thinking. Well, how does Mona Lisa link up with the war against Pisa? Well, she was undertaken about the time when the war in Pisa was at its height, Pisa having rebelled against Florentine rule. And we see his activities there in the Codex Madrid. We see the map, this rather schematic map of the Arno and Pisa, and the scheme which he developed with other people and not least with Machiavelli was to divert the Arno around Pisa, starving Pisa of its access to the sea. Here you can see just about in the small detail near the town of Pisa, it says Rottura d'Arno, i.e. rupture or break the wall of the Arno so that the river would be diverted around it. It was a spectacular failure and cannot have done Leonardo's reputation much good. But the positive thing that came out of it is he looked very hard at the geology of the Arno Valley and deducing things about its past appearance. In this remarkable map, it's what I call the Jackson Pollock of the mapmaker's art, but it's actually a measured drawing, it's a scale drawing. You see the great arching canal which goes up through Prato and Pistoia before turning westerly and southerly again to rejoin the Arno. You think, what on earth is going on here? What is that terrific big arc doing? But in fact, it's the same as that pursued by the motorway, by the A11. He got his levels right, and the obvious route is via Prato and Pistoia, and he sees collecting tolls from Prato and Pistoia as one of the ways of financing the canal. The motorway doesn't continue going as far south to Pisa as Leonardo planned, but you can see the half of it is virtually the same direction. Out of this, he decided that the earlier form of the Arno Valley was incredibly different from what we see today, which is a very, very novel thing to do. He wrote that Gonfalina, this is the big rock, which is you see there, in ancient times was joined with Monte Albano in the form of a very high bank. This dammed up that river in such a way that, before emptying itself into the sea, which was at the foot of the rock, it composed two large lakes,
the first of which is where the city of Florence is now seen flourishing, together with Prato and Pistoia, in the upper part of the Valdarno, above here as far as Arezzo, a second lake was generated which emptied its waters into the above-mentioned lake. It occupied all the upper valley for a space of 40 miles in length. A very remarkable novel one, and one which he developed as a result of inspecting the strata of not least shells, but the earlier records of water covering much wider areas than it covers today. He took this vision through to the whole of the earth, that the whole of the earth was a malleable structure over these distant times. And here you see from the Codex Leicester, you see a sectioned world with the Vene d'Aqua, as he called them, the vessels or veins of water. And then below it, some schematic diagrams of the hollow centre of the earth with bits of crust falling down into it, including a very geometrical one at the bottom. And he wrote, "Since the earth is mixed and full of the ramification of the waters within itself, and somewhere it is rare, and elsewhere it is dense, somewhere soil and elsewhere rock, this earth does not have on its own a geometrical centre or a centre of gravity, especially because it has waters and earth above the sphere of the water, which lend their weight to it as if it were the weight of the earth." And that is to say, the centres of gravity, the relative centres of gravity of the asymmetrical earth and the neat sphere of water keep shifting and resulting in great uplifts in some areas and great collapses and flooding in other areas. A vision of extraordinary violent transformation in prehistoric times. Again, a very, very, very novel vision. If we think about Mona Lisa in this context, then we go back to that description. In ancient times, there were two large lakes, the first of which is now where the city of Florence is seen flourishing, together with Prato and Pistoia, and above here, as far as Arezzo, a second lake was generated, which emptied its waters into the above-mentioned lake. I'm not suggesting that the landscape in the Mona Lisa is a portrayal of the prehistoric sections of the Arno, but he's understood the way in which landscape is a living form, and the high lake is eventually going to break through to the lower lake, flood that dry riverbed, and maybe even sweep away the bridge on the right. An extraordinary vision. Underpinning all this is the famous analogy between the microcosm and macrocosm, which Leonardo adopts from the ancients and from medieval philosophy, but gives it new life, vitality, envisaging it in a quite much more dynamic and remarkable way, and envisaging it visually as well. It's a famous quotation, but this is from the Codex Leicester. "We might say that the earth has a vegetative soul, and its flesh is the soil, its bones are the arrangements and of the connections of the rocks of which the mountains are composed. Its cartilage is the tufa, its blood is the vein of the river waters. The lake of the blood, which is throughout the heart, is the oceanic sea. Its breathing and the increase and decrease of blood through the pulses in the earth is thus. It is the flow and ebb of the sea, and the heat of the soul of the world is the fire which is infused throughout the earth. The seat of the vegetative soul are the fires which breathe in various parts of the earth, through baths and mines of sulphur, and in Vulcano and Mount Etna in Sicily." The microcosm here is given a vivid sense of reality and seen as something which is evolving remarkably over a long period of time. He sees elements of the microcosm everywhere. If he looks, for instance, at the curling of hair, the cascading of hair, he can see it is like the movement of water. He specifically says in that central diagram, look at the way in which the movement of water is like the curling of hair. There's the weight of the hair, there's the direction of the current, there's the revolving hair as it curls, and there's the tendency of waters to revolve when it meets any obstruction or roughness. Expressed very brilliantly visually here with the head of Leda, a drawing from Windsor, not the Codex Leicester in this case, and a detail of from Mona Lisa. If we look at how he portrayed
rivers and how he portrayed blood vessels, we can see immediately an analogy. It's a very forceful visual feel of the same kind of thing happening. The vene d'aqua in the body of the earth and the vessels of blood in the human arm. The little inset drawings there are showing the vessels of the young and the vessels of the old, based upon this dissection of the centenarian, who he said died so sweet a death because basically his system of nourishment had got silted up because all his vessels were tortuous and far from active. We see the macrocosm developing very nicely on this page, which is very extraordinary in many ways. You've got a tree of the vessels with the main organs, and he's obviously thinking this is a way to give a sense of the whole irrigation system of the human body, how it acts in a dynamic way through the fluids coursing through it. Other elements of the sheet look very different. They're a series of transparent views of staircases to get the nobleman and the others up in different routes in the staircase. But it's the same in a way that he's thinking about a see-through staircase and he's thinking about a see-through body. So things we see as separate, Leonardo links up automatically through this power of lateral thinking. Things that we compartmentalize into our sterile enclosures of knowledge become dynamic and interacting in Leonardo's mind. He looks at branching and he sees a commonality of branching, which is based upon the law that the parent tube of any branching system will bifurcate, so that at each level the cross-sectional area is the same. On the right you see a tree, which he's denoting the areas of cross-sectional cross-sectional areas that he's going to add together to make the flow of the main trunk. He knows that the bronchi don't act as geometrically as that, it's much more organic, but this is the principle underlying all branching systems of whatever kind. And above all, this gets expressed in what is one of the most extraordinary images in the whole of the history of anatomy, the so-called Great Lady, as I've christened her, where he's looking at all the systems of irrigation in the human body and trying to map them onto a single sheet. It collapses under the weight of its own graphic ambitions, but he's completely undaunted and said also make one from the side and the back, and he pricks this drawing through to clarify it. It's the most remarkable vision, I think, in the history of anatomy, of the microcosm, the body of the earth, the body of the woman, the body of the earth, and the commonality between them. And in a way, this is a preparatory drawing for Mona Lisa, not in that conventional sense, but in the sense in which Mona Lisa, the body of the woman, the body of the landscape, are one thing in a sense. They're doing the same kind of thing, and the body of the woman in the Great Lady is doing this. Why is this important today? Well, it says that we are part of nature. We cannot separate out from nature. We're embodied in ourselves, the rules of the laws, the nature of nature. And our modern attempts to overcome nature or somehow to master it are completely detrimental to the future of both ourselves and nature. We need to understand nature. We must not push it around. We must collaborate with it. And that is the message, the dominant message, which I'm getting out from the Leonardo workshop we're doing, and I hope it will be interesting for you to carry it through the rest of the conference. Thank you very much. E grazie al dottor Martin Kemp, professore emerito di storia dell'arte all'Università di Oxford. Ora darei la parola all'esperta internazionale d'arte, Annalisa Di Maria, consigliera direttiva del Centro per l'UNESCO di Firenze, nota come una dei massimi studiosi mondiali di Leonardo da Vinci. Ci parlerà proprio dell'umanesimo e del neoplatonismo nel Rinascimento e ci presenterà in prima mondiale un'importante opera del grande genio Leonardo da Vinci. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno.
Buongiorno a tutti e benvenuti, grazie ovviamente per essere qui. Siamo onorati della vostra presenza. Un grazie particolare va all'agenzia di stampa Venus, sotto la direzione del signor Gian Pietro, per tutta quella che è stata appunto l'organizzazione. Un ringraziamento al Parlamento europeo per l'accoglienza e ovviamente il suo contributo a questo evento. Un grazie a Beppe Convertini che oggi è qui con noi, il professor Jean-Charles Pomerol, l'esperto il dottor Jacques Franck, il professor Martin Kemp, di cui abbiamo visto appunto un contributo video, il dottor Andrea da Montefeltro, il dottor Stefano Fortunati, il dottor Balloni, per questa preziosa collaborazione ovviamente per un tema che mi sta particolarmente a cuore, che è quello appunto di Leonardo da Vinci. Oggi siamo qui ovviamente a parlare di lui. Leonardo lo si può, come sappiamo, soltanto ammirare. E il maestro fu artista, inventore, ingegnere e con molte altre facoltà, ma soprattutto un grande scienziato che si avvicinò a tutti quelli che furono proprio gli ambiti del sapere. Come sappiamo, lui ebbe una formazione artistica all'interno della bottega del Verrocchio, quindi non era un accademico ed era un grandissimo autodidatta, ma fu uomo di grande curiosità e la sua continua ricerca personale gli insegnò molto di più di una scuola tradizionale. Il suo lavoro creativo si basava soprattutto su uno studio approfondito del mondo che lo circondava e degli elementi che ovviamente lo compongono, e soprattutto di una grandissima osservazione della natura, che era la sua più grande maestra. Leonardo assorbiva quindi costantemente la conoscenza dei grandi uomini e maestri che conobbe durante la sua vita e le loro teorie, quindi le applicò e le approfondì diciamo notevolmente, e il confronto con loro gli permise proprio di allargare questa sua conoscenza, una conoscenza che si basava soprattutto su una ricerca soprattutto umanista e ispirata ai grandi filosofi dell'antica Grecia, primo fra tutti ovviamente il grande Platone. Durante il Rinascimento, grazie al filosofo bizantino Giorgio Gemisto, detto Platone, il neoplatonismo ritornò in Italia soprattutto nelle regioni del centro Italia. Questo, che era un movimento artistico, culturale e religioso, era volto a riportare alla luce proprio il pensiero del filosofo Platone e della sua Accademia di Atene, che lui stesso fondò nel 387 a.C. ad Atene. E fu soprattutto a Firenze che prese vita quindi un vero e proprio neoplatonismo, e Leonardo ne fu il più illustre rappresentante. Nel 1434 salì al potere Cosimo de' Medici, detto il Vecchio, che era un aristocratico, quindi della famiglia più potente di Firenze, che fu grande mecenate e fondò un'accademia proprio nella sua città, sull'esempio di quella che fu a suo tempo quella di Platone ad Atene, riunendo tra l'altro molti studiosi di ogni genere. Primo fra tutti proprio Marsilio Ficino, che fu filosofo, umanista, che diverrà poi a capo di questa accademia, e gli diede il compito proprio di tradurre tutti quelli che erano i testi antichi, tra cui appunto la Repubblica e il Timeo di Platone, che lui stesso recuperò a Venezia durante uno dei suoi viaggi. Lorenzo il Magnifico seguirà le orme di suo nonno e diventerà a sua volta un grande mecenate e protettore delle arti, e soprattutto degli artisti, quindi riportò alla luce quello che fu proprio lo splendore della città di Firenze, come sappiamo, rinomata in tutto il mondo, non soltanto per le sue eccellenze in campo culturale, ma soprattutto in quelle artistiche. Questa città divenne quindi l'emblema del Rinascimento, un periodo che glorificò sia l'antichità che l'umanesimo, sostenendo quindi valori come la libertà, la tolleranza e soprattutto la conoscenza. La fede nell'uomo e nella scienza era quindi una delle virtù principali. Firenze è come se fece in un certo senso rivivere nella sua città quella che fu al suo tempo l'antica Atene, quindi ecco perché il termine Rinascimento, perché riportarono proprio l'antica Grecia all'interno, diciamo, della città di Firenze. Nell'Accademia Neoplatonica dei Medici, gli accademici si incontravano nel giardino di San Marco, quindi era un luogo dove tutto nacque, per discutere, confrontarsi e scambiare quelle che erano le proprie conoscenze.
I loro incontri si svolgevano quindi all'aria aperta, in sontuosi giardini, per stare ovviamente in contatto con la natura, che era la creazione divina e la più grande fonte di ispirazione. Questo come fece ovviamente Platone nel suo tempo, nel suo giardino, nell'Accademia di Atene, luogo quindi di incontro filosofico e soprattutto di condivisione del sapere. L'insegnamento dei filosofi Socrate e Platone incoraggiava a trovare la verità in se stessi, quindi piuttosto che nel mondo delle apparenze, una dottrina quindi filosofica e religiosa chiamata gnosi, che in greco significa proprio conoscenza, secondo la quale la salvezza dell'anima passa attraverso una conoscenza diretta di Dio e quindi attraverso una conoscenza prima di tutto di noi stessi. Sul tempio dell'oracolo di Delfi infatti è scritto: «Uomo, conosci te stesso e conoscerai l'universo e gli dèi che in esso dimorano». Come ricorda lo storico dell'arte André Chastelle, a metà Ottocento, nel suo libro Arte e Umanesimo a Firenze, ai tempi di Lorenzo il Magnifico, cita proprio la presenza di un busto di Platone nel giardino di San Marco, proprio al centro dell'Agorà. E i festeggiamenti in suo onore che Lorenzo il Magnifico organizzava ogni anno testimoniava proprio questo desiderio di un grande rinascimento e soprattutto l'ammirazione che questi umanisti fiorentini avevano per i suoi filosofi greci. Accademici quindi come Pico della Mirandola, fondatore della Cabala cristiana, Angelo Poliziano, poeta, umanista e molti altri, hanno lavorato a partire proprio dagli scritti greci e più in generale dalle opere di Aristotele e di Platone e di tutta quella che fu la filosofia greco-romana, quindi dei concetti del bello e del buono. Secondo i precetti di questi grandi filosofi greci, una creazione artistica come un'opera di Leonardo da Vinci, quindi di somma bellezza, diventa quello che è il legame tra la terra e il cielo. E come diceva Lorenzo il Magnifico, è la bellezza che ci avvicina a Dio. Ne sono prova le grandi opere, quindi gli incarichi artistici che la Chiesa ha commissionato ai grandi pittori, ai grandi artisti dell'epoca. Basti pensare, come piccolo e grande esempio, la Cappella Sistina, quindi all'allora Papa Giulio II, quando commissionò gli affreschi al grande Michelangelo. Quindi queste opere di grande bellezza riflettono quindi l'immenso potere che l'arte ha come messaggera del divino. Platone disse: «Dio è la vera misura di tutte le cose. Dobbiamo quindi trarne ispirazione, perché tutte le creazioni divine, come l'uomo, la natura, l'acqua, il vento, il fuoco, la terra e l'aria, rappresentano quindi la perfezione suprema. Inoltre, gli accademici, nella loro ricerca di conoscenza, attribuivano maggiore importanza all'anima, all'invisibile, piuttosto che al corpo, al visibile, perché l'anima per loro era di natura immortale. L'uomo che potrebbe dare tutta la sua misura nella sua intelligenza, nella malvagità, diventa buono non appena la sua intelligenza è orientata dalla sua anima verso la conoscenza, cioè Dio, che rappresenta il bene». Platone disse: «Non è vivere secondo la scienza che procura la felicità, né per unire tutte le scienze in una volta, ma per possedere l'unica scienza del bene che è Dio e del male che è l'ignoranza». Gli umanisti fiorentini riconobbero quindi un valore pedagogico negli scritti cristiani, ma anche nei riferimenti alla filosofia antica, alimentando quindi un sogno di riconciliazione tra cristianesimo e platonismo. Ecco da cosa nasce il neoplatonismo, proprio da questo desiderio di unire la religione alla filosofia. Come ai tempi dell'antichità greca, Leonardo da Vinci sosteneva, pensate, che la matematica fosse uno strumento essenziale per raggiungere questa perfezione assoluta e che bisognava quindi avere prima di tutto una mente scientifica. Platone diceva: «I numeri sono il più alto grado di conoscenza, il numero è la conoscenza stessa. La geometria obbliga a contemplare l'essenziale, conduce l'anima alla verità e soprattutto», Platone diceva a coloro che si avvicinavano al suo tempio, all'Accademia proprio, «non entrare se non sei un matematico». Per raggiungere ovviamente questa proporzione divina, aritmetica e geometria sacra erano dunque essenziali per Leonardo, che come Platone, quindi vedete che grande ispirazione che lui avesse per Platone,
ci diceva proprio nel suo trattato della pittura: non mi legga se non sei un matematico. Quindi questo per farvi capire la grande ispirazione. Ovviamente i disegni e gli schizzi di Leonardo sono di grande diversità e costituiscono il contributo più ricco del suo lavoro. La sua opera creativa era soprattutto una scienza, come un laboratorio che rifletteva quindi quella che era la sua ricerca proprio della bellezza ideale. Ho avuto l'onore, ho avuto l'onore di studiare a fondo con grande emozione un magnifico disegno, che è questo che vedete nelle immagini, raffigurante proprio un cavallo appartenente ad una collezione privata francese. Per un anno abbiamo condotto quindi con l'università indagini scientifiche, tecniche e storiche che ci hanno portato ad un'attribuzione di quest'opera alla mano proprio di Leonardo da Vinci. Questo disegno su carta rappresenta un cavallo posto su una base, disegnato su entrambi i lati del foglio. La parte anteriore, che è quella che vedete a sinistra, è più elaborata rispetto alla parte posteriore, che rimane molto più abbozzata. Noi sappiamo che Leonardo amava particolarmente i cavalli, era affascinato dalla muscolatura, dalle articolazioni, dall'energia che emanano, quindi da questa bellezza plastica e dalla meccanica di questi corpi scintillanti in movimento. Questo animale rappresentava per lui nobiltà, ardore e potere. Fin da piccolo coltivò quindi uno stretto rapporto con i cavalli che gli permise quindi di avere una perfetta conoscenza della loro anatomia e del loro comportamento. Durante la sua vita dedicò loro molto tempo e addirittura esiste dalla metà del XVI secolo un'idea di Giorgio Vasari e di Giampaolo Lomazzo secondo cui il maestro avrebbe addirittura fatto un trattato proprio sull'anatomia del cavallo, di cui purtroppo oggi il suo destino è sconosciuto perché è andato perduto. La maggior parte dei disegni proprio sui cavalli risalgono alla fine degli anni 1480-1490. Tuttavia, negli anni 1507-1510 continuò la sua ricerca facendo quindi confronti anatomici tra uomo e cavallo, oltre che con altri animali, soprattutto su muscolature, vene e pieghe cutanee. Nel suo desiderio quindi di progettare il famoso cavallo ideale, passeggiava per le stalle, cercando dunque un modello perfetto da immortalare. Poiché nessun cavallo ovviamente gli andava bene, decise quindi di progettare un cavallo secondo quello che era il suo pensiero, prendendo in prestito gli elementi più notevoli, quindi dei diversi cavalli che lui aveva potuto vedere personalmente. Leonardo disegnava i cavalli di fronte, di profilo, di dietro, da tutte le angolazioni e soprattutto in varie posizioni, immobili, camminanti o eretti sugli arti posteriori. Prese tutte le misure di questi animali, dalla criniera agli zoccoli, ovviamente per calcolarne nel minimo dettaglio le proporzioni. Sezionò diversi animali, tra cui i cavalli, proprio per conoscerne l'anatomia interna. Nessuno meglio di lui durante il Rinascimento seppe dipingere e progettare in maniera, diciamo, divina questo animale. La fama di Leonardo, ovviamente, quindi la sua popolarità e la sua bravura, gli permise di lavorare per i più grandi sovrani del Rinascimento e di ricevere quindi da loro numerose committenze di opere con cavalli, tra cui uno studio preparatorio per la pala della Cappella di San Bernardo, un'adorazione dei Magi, la statua equestre di Francesco Sforza, la battaglia di Anghiari e il monumento funebre al Trivulzio. Infatti, per diversi decenni riempì i suoi taccuini e i suoi disegni con i cavalli, che studiò profondamente, soprattutto a livello scientifico. Disegni che furono per lui una sorta di inventario, quindi un memorandum che gli permise poi, per tutti i suoi progetti e committenze, di tornare a un'opera passata, trarne ispirazione o ristudiare quindi un approccio lavorativo. Questa metodologia la si ritrova soprattutto negli studi sui cavalli che lui studiò per tutta la sua vita e che rispecchiano quindi proprio questa evoluzione del suo lavoro. Il disegno che vi presento è stato realizzato con l'ematite rossa, un materiale usato frequentemente da Leonardo. L'ematite rossa esalta la forma, delinea i contorni e evidenzia volumi e ombre. La tecnica utilizzata corrisponde a quella ovviamente di Leonardo dei primi del 1500.
E come sappiamo, il medium della sanguigna Leonardo l'aveva già utilizzato in precedenza, in particolare nei suoi studi per l'ultima cena, con l'obiettivo proprio di dare maggiore espressività a questi ritratti. Adesso quello che vediamo nella foto sono alcuni esempi di studi a gesso rosso proprio realizzati da Leonardo da Vinci all'inizio del XVI secolo. Quindi abbiamo nella foto 1 un nudo maschile in piedi che Leonardo ha realizzato tra il 1504 e il 1506, conservato alla Windsor. Il 2 è uno studio dei cavalli che si trova a Torino, alla Biblioteca Reale, realizzato da Leonardo intorno al 1508. Lo studio sul cane, dei primi del 1500, e poi, come potete vedere in confronto, il disegno che abbiamo studiato. Leonardo modellò il corpo quindi utilizzando un tratteggio con diversi valori di ombra e luce che si distribuivano quindi su tutto il soggetto raffigurato. Questa particolarità stilistica gli permise quindi di dar vita al soggetto che lui andava a raffigurare, quindi una grandissima plasticità. Ogni muscolo fu studiato da Leonardo in base al movimento che voleva dare, quindi sprigionando molta potenza visiva. Questa muscolatura nasceva quindi dall'immaginazione di Leonardo e della sua ricerca della perfezione assoluta. Nello studio di un cavallo proveniente da una collezione della Biblioteca Reale di Torino, che è quello che vediamo sulla destra, la modellazione, i giochi di luce e il lavoro sui muscoli, soprattutto della coscia, sono, come possiamo vedere, identici al disegno che noi abbiamo studiato. Inoltre, il contorno dell'arrotondamento è accentuato allo stesso modo, insistendo quindi su più passaggi, soprattutto al di sopra della groppa, dove la coda è raddoppiata o addirittura triplicata. Notiamo anche che l'intensità della sanguigna diventa molto più forte in alcuni punti, come nei bordi proprio della gamba, per evidenziare proprio il movimento. Un lavoro quindi di grande tecnicità, dove ogni dettaglio fu studiato da Leonardo. Su un disegno, e cioè lo studio della zampa del cane, che è questo che abbiamo visto anche prima, notiamo che ha anche la stessa tecnica di modellazione e muscolatura. La sua attribuzione a Leonardo, ad opera del grande Carlo Pedretti, è stata recentemente messa in discussione da alcuni studiosi. Hanno quindi proteso per un'attribuzione a Francesco Melzi, ma guardando anche solo l'immagine, ovviamente aveva ragione il professor Carlo Pedretti, perché questo disegno ha tutte le caratteristiche proprio dell'opera di Leonardo, di una maestria assoluta. Quindi, tra l'altro, la numerazione 122 che noi vediamo sul foglio è un numero probabilmente apposto proprio da Leonardo per orientarsi nella sua ricerca, che corrispondeva tra l'altro a una sua grafia così atipica. Aveva infatti Leonardo la particolarità di realizzare i numeri 2 a forma di Z, come vediamo nel fronte di questo bozzetto della Royal Collection Trust. Questa analisi, quindi grafologica, rivela una grafia assolutamente identica e che il numero 122 sullo studio del cane è stato apposto proprio dalla mano di Leonardo. Quindi questo andrebbe semplicemente a confermare l'attribuzione che fece il buon Pedretti all'epoca. Leonardo da Vinci, quindi è una cosa che si sa da tempo, era ambidestro e usava entrambe le mani, che considerava strumenti essenziali per dipingere e disegnare. Uno studio scientifico condotto nel 2019 da ricercatori ha confermato assolutamente questo, rilevando che nel famoso disegno, il paesaggio 8P, Leonardo utilizzò proprio tutte e due le mani. Inoltre, una lettera scritta da Antonio De Beatis, che racconta la visita al maestro fatta quindi il 10 ottobre del 1517 in Francia, afferma proprio che Leonardo non poteva più dipingere a causa proprio di una paralisi che gli aveva bloccato la mano destra. Il disegno, come sappiamo, era la lingua preferita di Leonardo e di conseguenza il posizionamento dei tratteggi da sinistra a destra o da destra a sinistra non indicava la mano che utilizzava, ma era una metodologia che gli permetteva di applicare un gioco di ombre e luce, di dirigere lo sguardo quindi dell'osservatore e di dare più intensità e vitalità all'espressione o comunque a una direzione del movimento, come sulle sue macchine volanti, che dipingeva quindi attraverso quelli che erano poi gli effetti atmosferici. Infatti, se guardate,
da una parte abbiamo un tratto che va da sinistra verso destra e l'altro da destra verso sinistra. Durante il Rinascimento, così come nel Medioevo, oltre all'uso, quindi nella vita e nella società italiana, il cavallo era ampiamente utilizzato soprattutto nelle battaglie. Le committenze per le sculture equestri ricevute da Leonardo avevano quindi lo scopo di mostrare la potenza e la forza del cavaliere. Il maestro nei suoi taccuini aveva la particolarità di rappresentare il cavallo con un'ampia scollatura, proprio per conferirgli un aspetto maestoso e imponente, degno proprio di un cavallo da combattimento come quello che progettò per il Duca di Milano. I quarti posteriori dei cavalli disegnati dal maestro Leonardo avevano quindi questa particolarità di essere tondeggianti, come se avesse creato la forma da un cerchio. Questo prova ovviamente che lui utilizzasse la geometria sacra. Qui vediamo a confronto ovviamente sulla parte destra un disegno di Leonardo e questo è quello che abbiamo attribuito. Questo processo gli ha permesso quindi di armonizzare le proporzioni e dare più forza alla muscolatura proprio anche a livello visivo. Sul disegno che abbiamo studiato, come possiamo vedere, la coda è tagliata. Questa è una, diciamo, una particolarità che si faceva soprattutto nelle battaglie, perché si tagliava la coda proprio per evitare che potesse finire negli occhi del cavaliere. Come possiamo vedere, questa caratteristica rientra anche in altre opere di Leonardo che abbiamo messo a confronto. Altro aspetto che distingue sempre le creazioni di Leonardo era quello di mettere sopra la testa dei personaggi, in pochi tratti, un piccolo e leggero ciuffetto di criniera che dà proprio l'impressione del movimento dei capelli al vento. Qui vediamo due esempi, quindi abbiamo sulla sinistra uno studio di un cavallo per il monumento Sforzesco e uno studio di profilo di un uomo datato tra il 1506 e il 1508, conservato alla Biblioteca Reale di Torino. Gli studi sulle gambe del cavallo dimostrano quindi un'ampia ricerca scientifica volta proprio a ottenere un movimento armonioso degli arti. Leonardo quindi studiò quello che è l'effetto della pressione esercitata dai piedi e dalle gambe proprio sui muscoli, le vene e i tendini e soprattutto sulle articolazioni. E dunque, al di là della ricerca dell'aspetto perfetto di questo animale, Leonardo si sforzò di rispettare quello che era il rigore anatomico, secondo quelli che erano i vincoli legati proprio allo sviluppo di una scultura con cavallo. Sul fronte del disegno studiato, il trattamento della parte della base, che è questo che vediamo nel particolare in alto a sinistra, è, come possiamo notare, particolarmente forzato. Questi tratteggi pronunciati sono stati applicati probabilmente per coprire altri studi. La stessa metodologia la ritroviamo anche sul foglio della Royal Collection Trust, che è questo che vedete in basso del cavallo. Questo stesso trattamento lo ritroviamo anche, diciamo, su questa altra slide, come possiamo vedere, nel tratteggio proprio a zigzag nella barba dell'uomo identificato poi in Cesare Borgia, realizzato tra l'altro da Leonardo sempre nei primi anni del 1500. Il retro del disegno rivela che il foglio è stato tagliato, in quanto una parte della testa del cavallo mancante, cioè manca proprio un pezzo della testa. E la stessa metodologia la ritroviamo in un altro disegno di Leonardo, che è conservato alla Royal Collection Trust di Londra, che è quello che vediamo sulla sinistra. Inoltre, queste due creazioni hanno lo stesso sia approccio tecnico che anche stilistico. Leonardo da Vinci quindi rielaborava le sue carte, le lavava e le tagliava. Era un appassionato ambientalista e la carta fatta a mano ovviamente all'epoca era molto rara e costosa e quindi ne limitava il più possibile il suo spreco. È quindi comune scoprire sullo stesso foglio, quindi di Leonardo, vari studi su argomenti diversi e tanto quanto scoprire anche che lui utilizzasse entrambe i lati del foglio, come in questo caso. In conclusione, questo studio di cavallo ha tutte le caratteristiche di un tipico cavallo da battaglia, dominante e potente, con una perfetta plasticità. Simboleggia quindi la nobiltà, l'ardore e la forza nell'immagine del suo cavaliere. Come nei ritratti di Leonardo, c'è questo gioco di luci e ombre che conferisce a questo animale tanta dolcezza e uno slancio vitale.
Basandomi quindi sugli studi sui cavalli realizzati da Leonardo da Vinci e sul fatto che il cavallo lo si ritrovi su un piedistallo, questo studio potrebbe quindi corrispondere ad un progetto scultoreo. La postura del cavallo ricorda quella del progetto per il monumento di Sforza, ma come detto prima, lui aveva riutilizzato i suoi vecchi studi per disegnare quello appunto per il monumento funerario al Trivulzio. Quindi potrebbe essere in questo caso un bozzetto per entrambi. La tecnica e lo stile utilizzati da Leonardo richiamano quindi alcuni studi della battaglia di Anghiari e i primi studi appunto per il monumento del Trivulzio, datati anche loro ai primi anni del XVI secolo. Questa opera ha il vantaggio di avere uno studio su ciascun lato del foglio. Sul dorso è un cavallo dalle proporzioni reali, quindi un modello di un cavallo che Leonardo probabilmente aveva visto proprio di persona. Ma sul fronte della carta questo cavallo è nato proprio dalla sua immaginazione, rendendolo quindi finalmente il suo cavallo ideale. Nel suo desiderio quindi di raggiungere la perfezione, Leonardo ha elaborato questo disegno meticolosamente, usando la matematica come strumento di progettazione. Come in tutte le sue opere, Leonardo ha voluto creare un cavallo di sublime bellezza e proporzioni perfette. Questo con l'obiettivo, come sempre, di avvicinarsi al divino. Grazie. Grazie alla consigliera direttiva del Centro per l'UNESCO, esperta internazionale d'arte, Annalisa Di Maria. E ora passerei la parola a uno dei più grandi professori di matematica, informatica e intelligenza artificiale, che ci parlerà della proporzione divina, consulente ed ex presidente dell'Università Pierre e Marie Curie e del CNRS di Parigi, il professor Jean-Charles Pomerol. Buongiorno e benvenuto. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très honoré d'illustrer maintenant les propos d'Annalisa. Annalisa a parfaitement expliqué comment dans la philosophie néoplatonicienne, il fallait réconcilier, disons, l'art et la nature, et aussi accessoirement considérer le don de la nature comme un don de Dieu pour rechercher des proportions divines. Cette proportion divine, je vais vous montrer qu'elle est dans ce dessin. C'est ce que je vais essayer de vous montrer maintenant. La proportion qui a été recherchée très visiblement, en tout cas j'espère vous en convaincre, la proportion qui a été recherchée par Léonard de Vinci, c'était la proportion que l'on appelle le nombre d'or. Donc vous avez... ça c'est le dessin. Et ce nombre d'or était connu depuis l'Antiquité. C'est le nombre qui donne la proportion des temples grecs, c'est-à-dire le rapport entre la largeur du temple et sa hauteur. Ce rapport est égal à un nombre qui a été nommé à la Renaissance, le nombre phi. Il est, si on cherche à le définir, c'est quand vous avez un rectangle. Bon, je me suis trompé. Quand vous avez un rectangle comme ici, l'idée c'est d'avoir le rapport entre la plus grande longueur et la plus petite, qui est égal au rapport de la petite plus la grande sur la petite, c'est-à-dire en termes mathématiques, A sur B égale A plus B sur A, où A est le plus grand. Alors quand on fait un changement de variable, on arrive à une équation qui est l'équation x2 égale x plus 1. Donc le nombre d'or, c'est la solution de l'équation x2 égale x plus 1. Et on connaissait, c'est un apport du 12e, 13e siècle, en particulier en Italie, avec Fibonacci, de savoir résoudre ces équations. Et c'est la solution de cette équation, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Donc, et en valeur, c'est un nombre évidemment irrationnel, c'est-à-dire que c'est un nombre qui s'écrit 1,618.
et ça s'arrête jamais. C'est ça que ça veut dire, un nombre irrationnel. C'est aussi loin que vous, aussi loin que vous continuez, vous avez des nouvelles décimales, et il n'y a pas non plus c'est pas une décimale qui se reproduit. C'est à chaque fois, c'est comme le nombre pi. C'est quelque chose qui change à chaque décimale et dont on ne peut pas prévoir quelle sera la suivante. C'est un nombre irrationnel. Donc ce nombre de nombre d'or qui a été baptisé proportion divine à l'époque, et un moine qui était à la cour de Ludovico Sforza, un moine mathématicien qui s'appelait Luca Pacioli, a fait un livre sur ce nombre d'or, et ce livre est illustré par Léonard de Vinci. Donc on voit Léonard de Vinci qui faisait des calculs sans arrêt. Vous savez, dans ses carnets, il y a sans arrêt des schémas, des chiffres, etc. Il était parfaitement au courant de cette proportion. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que alors ici, vous avez donc le rectangle original. Et si vous coupez par le milieu, vous obtenez deux rectangles d'or. C'est-à-dire que le rapport entre AB sur AE est égal à 1,618, et de même pour le rectangle du bas. Bon, ça, on pourrait se dire, bon, ça tombe bien, mais c'est peut-être le hasard. Et vous allez voir que c'est pas du tout le hasard, parce qu'on le retrouve nombreuses fois dans l'étude de ce cheval. Alors, ça a été... Right one. This one. Non, là, ça tourne. Non. Left or right, yeah. Ah. To go back to... Oui, yes. OK. Thank you. Et vous voyez dans ce cheval que si on fait deux tangentes ici, et qu'on mesure la longueur du corps du cheval, OP... sur la hauteur KL, eh bien, ça, on retrouve le nombre d'or. Et plus étonnant encore, si on fait le rapport entre KL, ici, et MN, on retrouve le nombre d'or. Ce qui veut dire qu'en fait, là, MN égale OP, donc on a le corps du cheval est inscrit dans un carré. Et là, vous voyez aussi, comme l'a bien montré Annalisa, comment le postérieur du cheval s'inscrit dans un rond. Et ça, c'est typique, parce que sur un vrai cheval, vous n'avez jamais un rond parfait. On voit bien que là, c'est une étude pour idéaliser le corps du cheval. Si vous regardez la patte, vous voyez que la patte... Pardon, je ne suis plus trop fort. La patte est inscrite dans un carré. C'est aussi relève des études qu'on a pu faire sur les chevaux idéaux. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est quand on étudie la tête. Alors, si vous étudiez... Il en manque un. Ça, j'ai déjà fait. Si vous étudiez la tête, vous arrivez à la chose suivante, qui est tout à fait étonnante. D'abord, la tête est inscrite dans un rectangle d'or, donc GH sur GJ. C'est égal à 1,6. Et dans ce cas présent, c'est pas tout à fait 1,618, mais 1,616. Il y a une petite variation de 2 millièmes qui n'est pas visible à l'œil nu. Vous voyez maintenant, vous allez vite avoir l'habitude. Dès que vous verrez un rectangle comme ça, vous voyez bien, en gros, les proportions, vous êtes un rectangle d'or. Et donc, peu importe, ça soit à 2 millièmes près ou pas. Ce qui est étonnant ici, c'est que si on trace le triangle équilatéral GXH, eh bien, on s'aperçoit que ici, donc, la hauteur du triangle équilatéral est égale à racine de 3 sur 2. Et ici, vous avez 3 quarts. C'est 3 quarts de la longueur qui est là. Donc, vous vous apercevez que la hauteur de ce rectangle est égal à racine de 3 sur 2 plus 3 quarts. Donc ça, c'est tout à fait... Donc racine de 3 plus 3,5 sur 2, si vous voulez le dire autrement. Donc ça, c'est tout à fait étonnant. C'est probablement pas le hasard, comme je vais vous le montrer. Parce qu'on peut trouver...
J'appuie trop fort. On peut montrer que c'est facile de construire un triangle d'or avec l'approximation, un rectangle d'or avec l'approximation que je viens de donner. Si vous voulez construire un rectangle d'or, vous faites un triangle équilatéral. Vous avez ici la hauteur, et là, vous prenez la moitié du segment DB, c'est-à-dire là, CE égale les 3 quarts de CB. Donc vous avez racine de 3 sur 2 plus 3 quarts. Si vous complétez, vous avez un rectangle d'or avec l'approximation qu'on a mis en évidence. Et je pense vous convaincre que, en fait, Léonard de Vinci le savait. Cette figure est très intéressante parce que si dans ce rectangle d'or, vous reportez le carré, c'est-à-dire vous faites JK égale KL égale IJ, là vous avez un carré. Et ce qui est tout à fait extraordinaire à cause de la propriété de l'équation X2 égale X plus 1, ce qui est extraordinaire, c'est que ça, c'est à nouveau un rectangle d'or. Donc dans un grand rectangle d'or, quand vous tracez le carré, vous générez un deuxième rectangle d'or, mais dans l'orientation d'une orientation différente. Et donc, si vous le rapprochez ça de la tête du cheval, vous voyez bien que c'est probablement une propriété que Léonard de Vinci connaissait, ou en tout cas avait observé, qu'on peut générer ce triangle, deux rectangles d'or de cette façon-là. Alors, si on retourne au cheval, vous allez voir maintenant... excusez-moi. Maintenant que vous avez l'œil, vous allez voir qu'on peut... On génère plusieurs rectangles d'or, celui-ci, A', B'. On les génère en prenant les tangentes. Ici, vous avez UZ, qui est la tangente au dos du cheval. Et vous avez A'B', qui est la tangente au ventre du cheval. Et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce qu'évidemment, vous pourriez vous dire, on prend un rectangle, on le coupe, on arrive à faire ce qu'on veut. Mais là, c'est pas on arrive à faire ce qu'on veut, c'est qu'on a inscrit le corps du cheval exactement entre les deux lignes qu'il faut pour qu'on ait des rectangles d'or qui soient... Alors, il y a celui-ci, là. Voilà, vous avez celui-ci, là. Donc c'est tout un assemblage, vous avez la tête, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est tout un assemblage de rectangles d'or. Et comme je vous le disais, j'espère vous avoir convaincu, c'est pas possible, en se disant on va tracer ces lignes, c'est pas possible d'avoir juste inscrit le corps du cheval entre les deux lignes qu'il faut, avec les bonnes tangentes, comme c'est pas possible d'avoir mis la tête du cheval dans ce rectangle d'or et de tirer à partir du naseau du cheval celui-ci pour obtenir un autre rectangle d'or. Donc on voit bien là, et alors bien sûr, on n'imagine pas le maître avec mesurant, avec un double décimètre, etc. Mais vous voyez qu'avec l'habitude, on voit la bonne proportion. Ça se voit, ça c'est forcément un rectangle d'or, ça se voit. Et donc, on peut penser que Léonard de Vinci était tellement bon en dessin qu'il savait tracer ça sans mesurer et construire son cheval à partir de là. D'ailleurs, quand on regarde ses dessins, assez souvent, il y a des tas de marques, de points, etc. Il y a des points. Et ces points, probablement, représentent des repères. Donc il a voulu, là, construire un cheval qui respectait les proportions divines, comme c'était indiqué dans le livre de l'époque, et qui soit le plus beau qu'on puisse faire, même s'il ne correspond pas forcément à un cheval que vous pouvez rencontrer dans un pré. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Pomerol. E ora è il momento del dottor Andrea Dammont-Feltro, ricercatore specializzato in simbolismo, metafisico e scultore internazionale, che ci parlerà proprio della diagnostica e della parte scientifica effettuata sul disegno di Leonardo da Vinci. Prego, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a tutti. Grazie per essere intervenuti. Vorrei, il mio intervento cercherà di illustrarvi brevemente quelli che sono stati alcuni degli elementi legati all'aspetto diagnostico che sono stati compiuti su quest'opera, ovviamente solamente quelle più interessanti, più importanti, perché la mole di informazioni e il report scientifico ovviamente è molto ampio. Quindi una cosa veramente un sunto di quello che è stato fatto. Leonardo in uno dei suoi scritti disse che per comprenderlo bisognava avere una mente scientifica ed è proprio grazie al professor Jean-Charles Pomerol che si è potuto contribuire ad avere quindi una maggior conoscenza proprio del grande genio di Leonardo. Questa scoperta relativa alla sezione aurea nell'intero disegno di questo modello che appunto viene presentato oggi mette in evidenza una sorta di innovazione anche nel campo dell'arte. La costruzione di questo cavallo è stata così rigorosa che la potremmo paragonare a un disegno di un architetto, quindi per quanto riguarda l'aspetto delle proporzioni. E i suoi studi approfonditi su Euclide, su Fibonacci, per citare anche il monaco Luca Pacioli, con la quale instaurò anche un rapporto di amicizia, possono appunto spiegare il genio di Leonardo da Vinci. E soprattutto possono spiegare la perfetta elaborazione che è stata compiuta su questo cavallo che viene presentato oggi. Durante la sua carriera di Leonardo ha avuto una carriera atipica ovviamente, ma l'importanza della matematica è stato il tassello più importante e lui la riportava in tutti i settori che andava a studiare ovviamente. E tra le sue frasi ne troviamo una esemplificativa che diceva che nessuna investigazione umana si poteva definire vera scienza se non passava attraverso la matematica, questo per dire come ponesse la matematica al vertice. Qui di seguito troveremo alcuni degli esempi di confronto che sono stati compiuti legandoli appunto ai calcoli della proporzionalità e notiamo appunto nelle opere di Leonardo questa profonda ricerca della perfezione sia da un punto di vista dei disegni animali ma ovviamente anche per quanto riguarda l'uomo e soprattutto li riportavano su quello che è il rapporto auro che appunto ha spiegato il professore. Come ad esempio in questo caso lo studio e rapporti presenti in questo foglio che vedete, studio della testa del cane, questo di Leonardo da Vinci, e vedete proprio come si mette in evidenza anche questo studio, questi rapporti. Leonardo è stato ovviamente uno dei più grandi artisti rinascimentali ad aver utilizzato questa formula e quindi la possiamo vedere anche come una sua firma, quindi proprio grazie alla presenza di questi elementi ci offre questi aspetti. E quest'altro esempio invece ci mette in evidenza non solo, questo è ovviamente il disegno dello stampo di una colata della gamba, ma anche dei calcoli e degli studi, quindi poneva all'interno del foglio anche altri elementi, non solo il disegno come potremmo rappresentare. E qui la datazione è 1492-1494. In questo caso invece c'è questo confronto legato allo studio delle proporzioni umane e quelle del cavallo, datazione 1490. Quindi lui poneva all'interno dello stesso foglio lo studio del cavallo e quello dell'uomo, questo per dire come venissero posti in equilibrio su uno stesso livello. Questo è particolarmente interessante, questo è uno studio di un uomo di profilo, ovviamente con la proporzione aurea, questa è una parte verso del foglio, datato 1490. Ecco, se voi notate tra i calcoli, qui c'è un ingrandimento nella parte bassa, si ritrova proprio i calcoli legati al rapporto aureo, ma è possibile riscontrare anche la presenza del simbolo Φ, che è legato appunto a 1,61,80, questo per dirvi come oltre al rapporto lui utilizzasse anche questo simbolo e lo riportasse in alcuni disegni per confermare appunto questo aspetto, questo è estremamente interessante. Non è solamente questo è un caso, questo è un altro disegno, questo busto, sempre dello stesso periodo di quello precedente, dove troviamo il medesimo simbolo legato al rapporto auro, però questa volta è stato riportato al di sopra del capo, questo dimostra quindi ancora una volta la ricerca della perfezione del genio di Leonardo. Ovviamente quando si parla della perfezione non possiamo non citare una delle opere sue più famose. Leonardo da Vinci appunto aveva la particolarità nel disegno appunto di riportare questi elementi.
L'uomo vitruviano è stato quindi progettato, quest'opera che rappresenta, appunto anche sull'euro, no? Rappresenta l'Italia, se vogliamo, è stato progettato proprio in base al rapporto aura, in questa rappresentazione quindi dell'uomo ideale. E qui molto semplicemente vedete come il rapporto tra questi due segmenti, A, B e B, C, ci porta al rapporto aura. Dopo vedremo alcune caratteristiche interessanti legate appunto anche al cerchio, al quadrato che lo contraddistinguono. Ma cosa rappresenta l'uomo vitruviano? È come se fosse uno strumento esemplificativo creato da Leonardo da Vinci per trovare la perfezione di Dio. Questo quindi è una cosa non banale, ma trovare la perfezione di Dio attraverso l'uomo e le sue misure. Questo lo vediamo perché? Perché il cerchio ovviamente è il simbolo di Dio e della perfezione massima, quindi l'infinito, e quindi troviamo che al centro del cerchio sostanzialmente si ritrova l'ombelico dell'uomo. Mentre andiamo a osservare il quadrato, quindi confrontiamo l'uomo a livello del quadrato, troviamo che ovviamente il quadrato è il simbolo dell'uomo, il simbolo del finito, quindi del terreno. Il centro non si trova a livello dell'ombelico, ma si trova a livello del pube. A questo punto, se noi prendiamo come riferimento l'uomo e il quadrato, il punto dell'ombelico rappresenterà in questo caso il punto dove si trova la proporzione aurea. Quindi il punto che unisce il divino all'umano, l'infinito al finito. Questa è la spiegazione dell'uomo vitruviano. Leonardo da Vinci ovviamente aveva la particolarità nel disegno del corpo umano di far passare il centro attraverso il pube. E appunto questo è l'esempio più palese, proprio quello dell'uomo vitruviano. Però noi lo troviamo anche nel cavallo che è stato presentato oggi. Infatti in questo cavallo che è stato studiato e presentato si riscontra la medesima particolarità. Quindi il segmento che voi vedete nella parte centrale, questo segmento F, rappresenta ovviamente la lunghezza del corpo che passa attraverso il centro del cavallo e il pube, come appunto ha messo in evidenza il professor Pomerol. Questo a dimostrazione che non si tratta di uno studio anatomico di un cavallo reale, ma perché ovviamente nel cavallo reale il centro non passa per il pube. Scusate. E quindi ha cercato Leonardo di creare un cavallo che sia ideale sostanzialmente, ispirato all'uomo, e il fatto quindi che il posizionamento del centro abbia questa particolarità risulta essere un punto di riferimento nella sua ricerca della perfezione. Quindi questo non è un cavallo reale a livello di proporzioni, è un cavallo ideale basato sulle regole appunto del rapporto auro dell'uomo. Quindi è la parte, dall'altra parte del foglio invece c'è un cavallo reale. Quindi vedete questa grandezza che lui ha fatto. Leonardo ha fatto passare il centro del cavallo a livello del pube, esattamente appunto come nell'uomo. Nella sua visione ideale, questo ci fa comprendere dunque che aveva una piena conoscenza della posizione del pube a livello del cavallo. Qualcuno quindi potrebbe anche pensare che sia più basso a livello dei genitali, come negli esseri umani. Questa è la dimostrazione della sua profonda conoscenza dell'anatomia del cavallo. Noi possiamo cercare di spiegare questa sua grande capacità anche nello studio dal fatto che già nel 1487 Leonardo si impegnò ovviamente a sezionare i corpi. Già allora era una cosa non canonica, diciamo così, non solo a livello degli animali ma anche a livello umano, cercando appunto di creare dei trattati anatomici che ha illustrato abbondantemente. Quindi non era interessato solo all'aspetto di come si presentassero, ma soprattutto il funzionamento. Cercava di capire anche la parte fisiologica degli animali. Quindi è stato un pioniere anche in quel settore lì. Aveva quindi una profonda conoscenza dell'anatomia del cavallo che lui seguiva da quando era bambino. Quindi questo studio era legato anche all'infanzia. Lui passava appunto sempre a contatto stretto appunto con questi animali che l'hanno portato appunto per tutta la sua vita. Le misure del cavallo, come lo studio del busto che vi ho mostrato in precedenza, sono state accuratamente calcolate in base al rapporto aureo,
Quindi qualunque sia la scala di misura che noi andiamo a utilizzare, la proporzionalità dello studio del busto risulta essere esattamente identica a quella della testa del cavallo che è stato studiato. Quindi tutti gli elementi di questi due elementi, di questi profili del cavallo e dell'uomo, quindi l'occhio, le narici, gli occhi, le narici, la bocca, il mento, risultano essere perfettamente al medesimo livello. Leonardo quindi, nel suo profondo desiderio di creare un cavallo armonioso ed equilibrato, utilizzò quindi il rapporto aureo, traendo ispirazioni dalle proporzioni umane. Inoltre troviamo in questo cavallo una perfetta simmetria proprio con l'uomo vitruviano, a maggior conferma di quello che è stato detto in precedenza. Questo quindi rivela che il grande spirito scientifico di Leonardo permetteva di utilizzare tutta una serie di metodologie, e l'utilizzo della proporzione rappresentava una firma di riferimento. Quindi la sua presenza è un tassello aggiuntivo che ci permette di capire effettualmente e dare maggior credito all'elemento d'attribuzione, che ovviamente li differenziava rispetto agli uomini del suo tempo. Ovviamente solo un genio poteva padroneggiare così tante aree con una precisione così perfetta. Questo è ciò che rende Leonardo da Vinci il genio di tutti i tempi. Sul disegno del cavallo sono state effettuate tutta una serie di analisi. Questa sarà una cosa molto breve, giusto per farvi capire quello che è stato fatto, che è servito poi ovviamente lo studio di imaging anche per lo studio dei calcoli della proporzionalità e del rapporto aureo che sono stati poi effettuati. Le analisi sono state compiute dal laboratorio CIRAM di Bordeaux e dall'Art & Co dell'Università di Camerino, che hanno eseguito tutta una serie specifica di esami sull'opera. Qui troviamo giusto alcuni degli elementi che sono stati fatti, che sono stati applicati, quindi dalla fluorescenza raggi X, gli ultravioletti, l'ultravioletto riflesso, l'analisi a luce radente e a luce trasmessa delle analisi macrofotografiche, l'IR, quindi l'infrarosso, una misurazione dell'acidità e l'analisi di microscopia ottica. È stata inoltre eseguita l'analisi della carta e la sua datazione, quindi sull'opera è stata inoltre effettuata questo studio aggiuntivo del carbonio 14 che ha confermato dunque che la carta risulta essere compatibile con il periodo di Leonardo da Vinci, quindi una maggior conferma di questi elementi. L'analisi della composizione del medium si è rivelata essere sanguigna, in cui si evidenzia l'omogeneità su entrambi i lati del disegno. Non sono state riscontrate degli elementi legati a dei restauri, quindi neanche le tracce. Questo è interessante perché il disegno si è mantenuto fino ad oggi, e questo è molto importante, anche perché un elemento di restauro può inficiare anche sull'analisi del carbonio 14 e anche sulle altre analisi. Quindi non avere un restauro risulta essere e avere dei dati che sono assolutamente tangibili. All'interno appunto di questo medium, diciamo del pigmento, che ovviamente è stata utilizzata dal maestro, costituito principalmente da ocra, nella quale sono state riscontrate appunto argilla ferruginosa con delle cariche minerali di carbonato di piombo e delle inclusioni di ossido di manganese e di fosfato di calcio. Attraverso l'impiego della fluorescenza UV e della riflettografia a infrarosso si è potuto rilevare quindi anche la presenza di iscrizioni che erano presenti al di sotto di questi, quindi al di sotto degli studi del cavallo. E questo si poteva effettuare solo attraverso queste analisi di imaging che state compiuto. Sul retro del cavallo, che voi vedete, compaiono quindi molte iscrizioni. Qui ovviamente sono innumerevoli quelle che sono state trovate, quindi non vi sto a riportare questi elementi. E sono state, ad esempio, alcune iscrizioni cancellate volontariamente da Leonardo, come in altre opere che lui ha creato. Questo perché? Perché bisogna mettere in evidenza che Leonardo aveva la caratteristica di poter riutilizzare i fogli, anche perché avevano un costo, e quindi lui li faceva ripreparare dai suoi allievi per poi riutilizzarli. E quindi, sostanzialmente, per farvi capire che nelle opere di Leonardo risulta essere assolutamente comune ritrovare iscrizioni, elementi alfanumerici, schizzi che sono appunto il frutto di anche non solo di una riparazione, ma possono essere anche il frutto di un trasferimento da parte di altri fogli causati proprio dall'appoggio sostanzialmente. Ecco, questo è un particolare, questo è ripresa della parte sotto dello zoccolo posteriore,
del cavallo, della quale osserviamo un'annotazione, una scritta praticamente illeggibile, questo per farvi capire che è stato ripreparato. Quello che però possiamo confermare è che si possa trattare di segni di scrittura, così come erano consueti rinvenire nei disegni di Leonardo. Ma non solo, ma una scrittura così atipica da destra a sinistra fino appunto a delle lettere capovolte. Questo per dirvi, di questi elementi il disegno ne è pieno nelle diverse parti. Queste stesse scritte noi le possiamo ovviamente ritrovare in molte opere di Leonardo, ad esempio in questo disegno rappresentante lo studio del cavallo datato 1490, che era stato creato come disegno eseguito per studiare il monumento dell'effigie del Duca di Milano, dove ritroviamo la medesima particolarità. Notiamo anche qui che è stata cancellata successivamente, esattamente come è stato compiuto nell'opera presentata oggi. Questo per farvi capire e fare un confronto. Queste scritte noi le possiamo ritrovare in molte opere di Leonardo, ad esempio in un disegno rappresentato in uno studio di cavallo datato 1490. Dallo studio delle immagini sono emerse anche delle tracce di scrittura, oltre a quella che abbiamo visto in precedenza. Questo elemento è molto importante ed è il risultato di una ripreparazione del foglio, ovviamente. Le stesse caratteristiche noi le troviamo su quest'opera della collezione della Windsor, che rivela la presenza di scritte al di sotto di questi cavalli. Tutte queste analisi scientifiche, oltre quindi a fornire delle preziose informazioni, portano quindi a confermare l'autenticità dell'opera. Possono quindi fornire anche molte informazioni legate anche all'aspetto cronologico e soprattutto sulla datazione delle opere di Leonardo. Questo genio, nella sua ricerca della perfezione, ha utilizzato la scienza come una sorta di strumento principale di tutte le sue creazioni e ricerche. Pertanto quindi sarebbe un grave errore giudicarlo semplicemente a occhio nudo. La scienza quindi è indispensabile in queste opere qua. E come diceva Leonardo da Vinci in una sua celebre frase, la scienza è il capitano e la pratica sono i soldati. Grazie a tutti. Grazie al dottor Andrea da Montefeltro. E ora diamo la parola al dottor Stefano Fortunati, esperto di calligrafia, carte antiche e documenti, con sede a Firenze, specialista in carte rinascimentali, e al dottor Silvio Balloni, appunto curatore dell'archivio Ginori Lisci di Firenze, che ci parleranno del foglio antico di questo cavallo sulla metodologia di analisi delle carte antiche sui archivi della carta a Firenze. Grazie. Buongiorno a tutti e grazie per essere qua. Allora, io sono un perito calligrafo di Firenze. Molti di voi si chiederanno perché un perito calligrafo è stato chiamato a far parte di questo pool di esperti che ha collaborato al fine di confermare che l'opera che abbiamo studiato sia scaturita dalla mano del più grande genio di tutti i tempi, chiamato Leonardo da Vinci. Perché un perito calligrafo? Nell'accezione comune, il mio mestiere tratta lo studio della calligrafia in tutte le sue forme, e questo è senz'altro corretto. Quello che spesso però si tende a non valutare è il dove la grafia sia stata apposta, dove la penna, sia ad ocra che a sfera, scorre per lasciare quel tratto indelebile che arriva poi a me per essere studiato. La risposta è molto semplice, è la carta. Ed ecco che il perito calligrafo deve necessariamente essere non solo un esperto di grafia e di inchiostri o di altri media di scrittura, ma anche un esperto di carta. Nel corso degli anni, vuoi per una grande passione che mi lega a quel periodo, vuoi per la mia terra di nascita, che è la Toscana, ho volto i miei studi, i miei interessi e la mia specializzazione al periodo rinascimentale, la cui culla è stata senza dubbio la mia città, Firenze. La Firenze che ho condiviso, lui sicuramente più famoso di me, con Leonardo da Vinci. Questa passione e l'indirizzo che ho scelto mi portano oggi a collaborare, tra gli altri, con le importanti case d'asta europee, con vari archivi nobiliari, come consulente esperto per manoscritti rinascimentali. Per andare avanti, questa. No. Perfetto. Quando sono stato chiamato da Annalisa Di Maria, che ringrazio, per stabilire se la carta su cui è stata tracciata la sanguigna in esame potesse essere effettivamente coeva al periodo di attività di Leonardo da Vinci, ho subito accettato con grande piacere, perché lavorare su un potenziale Leonardo non è una cosa da tutti i giorni. Ed è per questo che, appena ricevuta in consegna l'opera, ho iniziato con il mio team il lungo e dettagliato lavoro di disamina del reperto. Vediamo adesso il perché un perito calligrafo ha la necessità di analizzare e conoscere le carte.
Il moderno perito calligrafo forense oggi altro non è che un investigatore il cui compito è di accertare e dimostrare tramite accurate indagini l'autenticità di un dato documento. Nel nostro ambito professionale siamo spesso chiamati in qualità di esperti in giudizi per dirimere controversie di carattere civile o addirittura penale. Per fare questo è indispensabile conoscere tutti gli elementi necessari che concorrono all'identificazione dell'autenticità di un documento e senza dubbio uno dei principali attori in questo processo di autenticazione è il supporto, la carta appunto. Nel nostro caso dovevamo investigare affinché si potesse comprendere se questa carta potesse essere compatibile alla carta prodotta a cavallo tra il XV e il XVI secolo e se verosimilmente potesse essere stata prodotta in qualche cartiera di area toscana. Comprendiamo adesso insieme come si procede alla datazione di un documento antico. Un esame fondamentale che viene effettuato è senza dubbio l'esame oggettivo del supporto, che si effettua tramite un esame visivo e tattile. Seppur questo tipo di esame possa sembrare di primo acchito un sistema un po' empirico di valutazione, è invece molto importante perché ci permette di avere una prima impressione sullo spessore, la grana e la texture della carta stessa. È importante sapere che il risultato del processo di fabbricazione della carta utilizzato nel Cinquecento di Leonardo da Vinci è oggi pressoché replicabile. Esistono delle gualchiere che sono state ricreate fedelmente, le gualchiere erano le manifatture dove veniva prodotta la carta, e i maestri cartai producono ancora oggi, come nel Cinquecento, la carta fatta a mano, quella che utilizzava anche Leonardo. Però le materie prime necessarie, che sono i cosiddetti cenci, che è una parola toscana che identifica gli stracci con cui veniva utilizzata appunto la carta, oggi potrebbero essere utilizzati come base appunto per la creazione del pisto, che è quella polpa che poi trasformata diventa carta. Questi stracci presentano inevitabilmente delle manipolazioni di carattere chimico che verrebbero facilmente rilevate poi da un'analisi di laboratorio. I più scettici potrebbero a questo punto obiettare che si potrebbe produrre dei tessuti utilizzando fibre completamente naturali e prive di trattamento. Sì, questo è vero, non c'è dubbio. Quello che però è effettivamente irreplicabile è il passaggio di 5 secoli sulla carta stessa, che lascia una patina sulla foglia, sulla collatura, donando ad essa una colorazione, un odore caratteristico, una texture appunto che nessun macchinario e nessun falsario potrebbe mai riprodurre. Un altro aspetto importantissimo che aiuta lo studioso nella datazione di un documento antico è la presenza della filigrana nella carta. Che cos'è la filigrana? Vediamo insieme. Era un vero e proprio marchio di fabbrica delle antiche gualchiere, ottenuto tramite la lavorazione della filigrana appunto di un filamento di rame che poi veniva cucito su alcuni dei filoni che facevano parte appunto della forma su cui veniva depositata la polpa della carta, e creava poi delle mancanze che sono poi riscontrabili nella visione in controluce, come possiamo vedere appunto da questa slide. Grazie al lavoro certosino che è stato effettuato in passato da due storici, Brechet e Picard, oltre ad altri archivi online, abbiamo oggi a disposizione un archivio di oltre 100-150.000 filigrane che sono state catalogate per epoca e area di produzione, che ci permettono quindi di poter fissare, tramite appunto lo studio della filigrana, una data abbastanza certa circa la produzione del foglio di carta che dobbiamo esaminare. Senza dovervi poi annoiare sulle tecniche di produzione della carta e sulla posizione delle filigrane, si sappia che generalmente la filigrana era cucita al centro di una delle metà del foglio e che la dimensione e le forme era sicuramente in foglio. Al momento della legatura, quindi, le pagine venivano unite in fascicoli e cucite alla loro metà esatta. Ovviamente quindi solo una delle due parti del foglio presentava la filigrana, mentre l'altra era cosiddetta muta, mancante quindi di segni di riconoscimento. Il primo scoglio che abbiamo dovuto affrontare quindi nell'esame della carta è stato quindi il fatto di avere di fronte a noi una carta muta che non presentava appunto nessuna filigrana. Sarebbe stato
molto più semplice che ci fosse stata appunto una filigrana, avremmo scartabellato gli archivi fino a trovare una corrispondenza che ci avesse permesso una datazione oltre la quale non si sarebbe potuti andare. L'assenza di filigrana ci ha portato quindi a dover puntare la nostra attenzione su altri fattori che potessero essere determinanti per poter giungere ad una datazione della carta, certamente approssimativa ma quanto più possibile circoscritta entro un dato lasso temporale. Vediamo adesso assieme quali sono stati i nostri studi in merito. Ecco, l'esame oggettivo della carta mostra retto il disegno di un cavallo, eccolo qua, visto da Tergo in piedi su di una roccia, eseguito con la tecnica detta sanguigna che è stata già ampiamente spiegata. Al verso invece è presente uno studio raffigurante un cavallo con visione laterale destra, eseguito anch'esso con tecnica sanguigna. Il foglio presenta margini in barbe irregolari e non rifilati, quindi non era tagliato. Si evidenzia una lieve mancanza di forma semitriangolare all'altezza dell'angolo superiore destro. È presente la collatura originale sulla superficie della carta, che è stata rilevata poi anche dall'Università di Camerino, che ha fatto poi gli studi scientifici. Le misure del foglio in millimetri sono 453x275. All'esame tattile la carta si presenta di alto spessore, tipico della carta utilizzata per i registri di conto o di altri supporti d'archivio. Lo spessore superiore permetteva infatti la manipolazione intensiva dei fogli dovuta alla continua consultazione, prevenendone il deterioramento e la distruzione. Questi registri di conto venivano utilizzati anche per svariati anni, per cui diciamo, questo uso molto intensivo avrebbe potuto altrimenti deteriorare la carta, quindi si utilizzava una carta più robusta e diciamo di seconda scelta come qualità e come bianchezza. L'utilizzo di questa tipologia di carta appunto si sposa benissimo con l'attribuzione di essa a Leonardo, perché come tutti sappiamo suo padre era un notaio e Leonardo aveva l'abitudine di scrivere e disegnare su ogni scampolo o ritaglio di carta che gli capitasse a tiro. Questo perché, prima di ogni altra cosa, dobbiamo ricordare che nel Cinquecento la carta era un bene abbastanza prezioso e non poteva sicuramente essere sprecato. Abbiamo quindi proceduto a inondare la carta con un raggio di luce a infrarossi a 800 nanometri per controllare la distribuzione del pisto, la pasta della carta, sulla forma e verificare l'assenza di eventuali sofisticazioni nella texture. La particolarità della texture, unitamente allo scarso grado di bianchezza che abbiamo rilevato, ci permette di classificare la carta come carta di cenci di qualità fioretto, una tipologia di carta non pregiata utilizzata appunto per la realizzazione di fogli di guardia, dei libri, registri contabili e altre tipologie di documenti di uso comune, è adatta per essere sottoposta a delle sollecitazioni intensive e continuative. Abbiamo successivamente proceduto poi con la misurazione dei filoni e la conta delle vergelle. Che cosa sono i filoni e le vergelle? Vediamo un attimo indietro, ecco. Questa è un'immagine tratta dall'enciclopedia settecentesca delle arti e mestieri di Diderot e d'Alembert, dove possiamo vedere appunto la presentazione di una forma, che è quella che vediamo sotto, che sarebbe lo stampo che serviva per raccogliere poi la polpa di stracci che sarebbe divenuta carta. All'interno di un rettangolo in legno venivano fissati dei fili di metallo o catenelle perpendicolari al lato corto, che venivano poi intrecciati con dei sottilissimi filamenti in rame perpendicolari invece al lato lungo, detti appunto vergelle. Questa fittissima trama tratteneva il pisto e lasciava colare via l'acqua. Il mastro cartaio, con un movimento molto artistico e molto particolare, immergeva la forma nella tina, poi faceva un movimento circolare, distribuiva il pisto all'interno della forma, l'acqua scivolava via e la pasta diciamo si distribuiva uniformemente sul pisto e poi veniva messa sui feltri per essere poi asciugata. Allora, una volta appunto essiccato sia lo stato di pisto, la trama poi era visibile in controluce perché i filamenti chiaramente creavano delle mancanze ed era suddivisa in filoni e vergelle.
Allora, con il passare dei secoli e conseguentemente con l'utilizzo di utensili e strumenti sempre più sofisticati, i cartai riuscirono a fabbricare delle forme sempre più perfette, diminuendo così la distanza tra filoni e vergelle. Grazie a molti studi che sono stati effettuati, sono stati catalogati innumerevoli tipologie di carta, è stato, diciamo, definito lo spazio che viene occupato convenzionalmente da 20 vergelle, e misurando questo spazio possiamo oggi datare la produzione di un foglio di carta con un'approssimazione di circa 80-100 anni. Per facilitare la misurazione e la conta di filoni e vergelle si ricorre solitamente alla, ecco qua, la tecnologia cosiddetta di backlight, cioè l'utilizzo di una fonte luminosa omogenea che si pone al verso del documento da analizzare. Nel nostro caso abbiamo provveduto ad effettuare una digitalizzazione del backlight al negativo per permetterci di effettuare una conta più accurata e precisa delle vergelle, come vediamo appunto in questa slide, che sono ben visibili sia i filoni che le vergelle. I filoni sono apparsi all'esame ben dritti e distesi, le vergelle sono equidistanti, ben salde nei colonnelli, nei lati della forma. Anche la distanza dei filoni è pressoché equidistante, che è compresa in un range che varia tra i 33 e i 34 mm,5 mm. Gli studi sulle carte antiche più accreditati stabilisce che la conta di 20 vergelle varia da uno spazio di circa 26 mm all'inizio del XIV secolo per arrivare a circa 20 mm alla fine del secolo stesso. Questo perché appunto la tecnologia si stava sviluppando in maniera molto importante e abbastanza rapida da poter permettere di creare delle forme con una trama molto più fitta e quindi qualitativamente migliore. La conta di 20 vergelle nella nostra carta occupa lo spazio di 23 mm, quindi siamo nel periodo, diciamo, giusto di Leonardo da Vinci. Dato che, come ho già evidenziato, la mancanza della filigrana non ci permetteva di dare una datazione piuttosto precisa al foglio, abbiamo provveduto ad effettuare un ulteriore esame dello spessore della carta. Per fare questo ci siamo avvalsi di uno strumento che utilizziamo normalmente, che è uno spessimetro digitale, ed abbiamo rilevato a campione i punti chiave, registrando nei vari spessori, come possiamo vedere in questa slide. Queste sono le distanze fra i filoni e poi dopo vediamo insieme anche il campione comparativo. Approfittando dell'amicizia e della lunga collaborazione professionale che mi lega al curatore dell'archivio Gino Rilisci di Firenze, il dottor Silvio Balloni, che è qui presente e che poi dopo mi seguirà, ci siamo recati in archivio a ricercare qualche campione che potesse, diciamo, essere simile a quello in esame. Per una curiosità, diciamo, nell'archivio abbiamo rinvenuto anche la stretta collaborazione tra la famiglia Ginori, Lorenzo De Medici e la famiglia Strozzi, e che appunto anche Lorenzo De Medici, insomma, era un mecenate dell'arte. La ricerca effettuata appunto era volta a cercare un reperto che presentasse caratteristiche analoghe al foglio esaminato. Questo perché abbiamo ritenuto importante poter affiancare il supporto del disegno attribuito a Leonardo ad un altro documento simile per forma, dimensione, tipologia e composizione. La comparazione, pur non fornendo una prova assolutamente certa, ci poteva però dare solide indicazioni sulla fabbricazione e sul periodo. Onde evitare possibili influenze sullo spessore della carta, perché è molto delicata, i diversi rilevamenti sono stati effettuati in un ambiente con temperatura ed umidità analoghe, di modo che non ci fosse, diciamo, possibili vizi. Abbiamo rinvenuto quindi un campione che si adatta bene alla comparazione con il foglio leonardesco. Il campione esaminato è contenuto infatti in un registro di conto redatto a Firenze da Tommaso di Francesco Ginori e Giovacchino Guasconi, e riporta i movimenti economici della famiglia Ginori in una loro sede mercantile dal 1475 al 1480. Il registro che vediamo qua nella slide, questo qui accanto, è custodito presso l'archivio appunto Ginori Lisci di Firenze, campata 4, palchetto 7. Come possiamo vedere, la comparazione ha restituito risultati decisamente convincenti sia per la distanza tra i filoni, che vediamo che sono molto molto simili,
la conta delle vergelle e soprattutto lo spessore. Anche il foglio che abbiamo esaminato è privo di filigrana. Questo dimostra che esso è perfettamente compatibile con la produzione cartaria nel lasso di tempo a cavallo tra il XV e il XVI secolo. Un'ultima curiosità, il registro che abbiamo esaminato aveva sul fondo, ha sul fondo 15 carte completamente bianche ed inutilizzate. Questo ci fa capire che anche nel Cinquecento era abbastanza facile reperire degli scampoli di carta pulita e intonsa su cui poter poi lavorare o appunto disegnare, come nel caso di Leonardo. E vediamo appunto in questa slide come le comparazioni che abbiamo rilevato siano veramente impressionanti in termini di uguaglianza. Quindi abbiamo visto che sono molte le analogie che fanno coincidere questa carta con il periodo di attività di Leonardo da Vinci, e vorrei concludere questa mia esposizione con una domanda e una risposta. Il foglio esaminato potrebbe essere passato dalle mani di Leonardo da Vinci? La risposta non può essere che un deciso sì. Grazie. Grazie al dottor Stefano Fortunati, e ora è il momento del dottor Silvio Balloni. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, innanzitutto ringrazio Stefano Fortunati, gli organizzatori del convegno, per avermi consentito in questa sede di riassumere brevissimamente la vicenda artistica di Leonardo nella Firenze dei Medici. Arco cronologico contestuale ai documenti dell'archivio Ginori, di cui sono curatore e sui quali si sono basate le analisi attributive del dipinto. La presenza di Leonardo a Firenze inizia nel 1472, parlo proprio della Firenze Medicea, dei Medici di Cafaggiolo che furono i suoi primi mecenati. Data del più antico documento che ne attesta la presenza in città, relativo alla sua iscrizione alla Fiorentina Compagnia dei Pittori, detta di San Luca. Del 1476 è la celebre denuncia per omosessualità che lo vede coinvolto e che nei documenti lo descrive come Leonardo di Ser Piero da Vinci sta con Andrea del Verrocchio, ciò che ci fa capire come, essendo un pittore ormai autonomo, egli esercitasse ancora presso la bottega del maestro, in cui si suppone sia entrato tra il 1460 e il 1464, e per il quale il padre Serpiero rogò un atto notarile datato 13 dicembre 1465. Nella portata catastale del 1469, il nonno di Leonardo dichiara di abitare a Firenze col figlio, Serpiero, e gli altri congiunti, tra i quali Leonardo, figliuolo di detto Serpiero, non legittimo, d'età di anni 17. La prima opera datata di Leonardo è il disegno adesso in immagine, ed è un paesaggio conservato al gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, su quale è scritto D di Santa Maria della Neve a D, 5 d'agosto 1473. Leonardo si trovava certamente nella bottega del Verrocchio allorché venne montata la palla di rame sulla lanterna di Santa Maria del Fiore il 27 maggio 1472, lo annota lui stesso nel manoscritto G dell'Institut de France di Parigi, risalente circa al 1510, ed è certa la sua collaborazione col Verrocchio nella progettazione dello stendardo per la giostra di Giuliano de' Medici del 28 gennaio 1475. Poi notate le date strettamente legate al documento proveniente dall'archivio Ginori di cui abbiamo parlato, raffigurante Venere e Amore, così appunto come trasmesso dal relativo disegno degli Uffizi, disegnato a matita dal Verrocchio e ripassato a penna e inchiostro da Leonardo. In questo periodo egli riceve, grazie ai vincoli di amicizia del padre con i Medici, la commissione della celebre Annunciazione proveniente dalla chiesa di San Bartolomeo a Monte Oliveto, fuori porta San Frediano, e della pala per la cappella di San Bernardo a Palazzo Vecchio,
ordinatagli il 10 gennaio 1478, per la quale ricevette un anticipo di 25 fiorini, ma che lasciò incompiuta. Nel dicembre del 1478 lo stesso Leonardo scrive: «Cominciai due Vergini Marie, e di questo periodo sono infatti la Madonna del Garofano, ora all'Alte Pinacothèque di Monaco, e la Madonna Benoît dell'Ermitage». Nel luglio del 1481 riceve dai canonici regolari di Sant'Agostino l'incarico di dipingere la tavola dell'altare maggiore della chiesa di San Donato a Scopeto, avente come soggetto l'adorazione dei magi, scusate, lasciata anch'essa incompiuta e depositata in casa Benci, poiché all'inizio del 1482 l'artista lascia Firenze per Milano per entrare al servizio di Ludovico il Moro. Queste prime commissioni derivano dall'ambiente mediceo col quale la famiglia di Leonardo era in costanti e profondi rapporti. L'anonimo Gaddiano ricorda infatti che Leonardo stette da giovane con il magnifico Lorenzo de' Medici e, dandogli provisione per sé, il faceva lavorare nel giardino sulla piazza di San Marco a Firenze, il celebre Hortus Conclusus prima ricordato, in cui il Magnifico dal 1475 aveva raccolto una superba collezione di marmi e sculture antiche, i cui ambienti sono per la prima volta descritti in un documento del 1478. Tale testimonianza è dunque con ogni probabilità relativa al biennio 1476-1478, che coincide con l'arco temporale del registro contabile conservato presso l'archivio Gino Rilisci di Firenze, le cui carte, come evidenziato da Stefano Fortunati, presentano le medesime caratteristiche fisiche del foglio adoperato dall'autore del disegno inedito attribuibile alla mano di Leonardo presentato in questa occasione. Mi preme sottolineare come l'universo laico, antropocentrico e naturalistico promosso dai Medici a Firenze e irradiato in tutta Europa sia quello che distingue al più alto livello la proporzione divina dello straordinario disegno presentato in questa occasione. Grazie. Grazie al dottor Silvio Balloni. Ora è il momento, pittore e storico dell'arte, consulente esperto presso istituzioni internazionali per le opere e la tecnica pittorica di Leonardo da Vinci, il dottor Jacques Frank, che oggi ci parlerà appunto della tecnica del genio. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Dato che il mio italiano parlato non è eccellente, il mio intervento non sarà fatto in italiano, ma in francese, grazie. Je remercie pour leur généreuse invitation le docteur Vittorio Gasparini, président du Centre UNESCO de Florence, et le docteur Annalisa Di Maria, membre du conseil d'administration de ce centre et également organisatrice de la présente journée d'études. L'Italie est chère à mon cœur, ne serait-ce qu'en tant que membre de l'Association des historiens de l'art italien, association étroitement liée au Centre culturel italien à Paris, lui-même émanation du ministère des Affaires étrangères italien. Étant donné que la présente conférence Léonard de Vinci est placée sous la tutelle de Florence et de Rome, j'ai pris l'initiative de dédier mon intervention d'aujourd'hui à deux illustres Italiens et historiens de l'art mondialement connus, auxquels je souhaite rendre hommage pour avoir les premiers soutenu mon exploration des techniques de création graphique et picturale de Léonard de Vinci. Il s'agit d'une part de Carlo Pedretti, que je qualifierais de florentin, pour avoir vécu au plus près de Léonard et des lieux où le maître a lui-même vécu en Toscane, Vinci et Florence. Pedretti avait créé le Centre Armand Hammer d'études vinciennes domicilié à l'Université de Californie à Los Angeles. Il m'avait nommé expert du centre à ses côtés, de 1997 à 2010 environ, autrement dit jusqu'au moment où il a pris sa retraite et quitté définitivement Los Angeles.
Notre relation amicale et professionnelle n'a cependant cessé qu'avec la disparition de Carlo en janvier 2018, à l'âge de 90 ans. L'autre illustrissimo studioso qui m'a honoré d'un soutien appuyé, c'est le Romain Federico Zeri, disparu à l'âge de 77 ans en 1998, qui, comme Pedretti, reste les plus grandes gloires de l'histoire de l'art italien, principalement du Trecento et du Quattrocento. Zeri était célèbre pour son esprit extrêmement critique et parfois féroce. Ce soutien inespéré avait donc une immense valeur pour le modeste chercheur que j'étais à l'époque. De tels encouragements étaient alors indispensables parce que ma méthodologie d'approche était entièrement marginale il y a 25 ans, bien qu'elle apparaisse de plus en plus logique de nos jours à nos contemporains. Il s'agissait d'une recherche pragmatique, déjà pratiquée en archéologie depuis longtemps, c'est-à-dire, dans mon cas, consacrée à la réalisation de copies critiques d'après Léonard. Voici l'une de ces copies d'après la Sainte-Anne du Louvre. Ah non, c'est pardon. Voilà. Ces copies étaient destinées à décrypter les processus et gestes artistiques au moyen desquels le maître avait obtenu des effets incomparables de modelé et de fondu, dit sfumato en italien, effets que l'on observe en particulier dans la Joconde, la Sainte-Anne et le Saint-Jean-Baptiste du Louvre. Voici une autre copie à l'huile de ma main. La pertinence de mes recherches a été démontrée par des preuves visuelles en 2014, puis par les travaux scientifiques d'une équipe de chercheurs du CNRS à Paris en 2010-2015, dirigée par l'ingénieur Philippe Walter. Je renvoie mes auditeurs à ces publications accessibles en ligne. La technique de Léonard selon Lomazzo, Veli sopra Veli. Dès 1993, dans un article paru dans Accademia Leonardi Vinci, revue d'études vincienne dirigée par Pedretti à UCLA entre 1988 et 1997, suite à mes expérimentations de copies d'après Léonard, j'avais signalé que le sfumato des chairs de la Joconde, que voici, d'une complexité extrême, était le résultat de la superposition de couches translucides et non pas de glacis, qui sont au sens strict des couches transparentes, phénomène différent du point de vue de la physique. Grâce aux analyses pratiquées en microfluorescence X ou MFX par Philippe Walter au laboratoire des musées de France sur les Léonard de Vinci du Louvre, il fut confirmé en 2010-2015, comme je l'ai dit, que dans certains cas, mais pas invariablement, Léonard pratiquait la superposition de nombreuses microcouches translucides dans les chairs des œuvres datables des années 1500, comme précisément celle de la Joconde. Alors, voici la reconstitution critique que j'ai faite de l'œil gauche de la Joconde du Louvre. Cet exemple montre un voile de peinture qui adoucit visuellement l'effet plus cru de la couche sur laquelle il est posé. Cette caractéristique technique avait déjà été signalée à la fin du XVIe siècle par le peintre et théoricien de l'art Giovanni Paolo Lomazzo dans son ouvrage Idea del Tempio della Pittura, 1590, et qui dit « Veli sopra veli », des voiles posés sur des voiles. Ce passage du Tempio était passé inaperçu au cours des siècles,
et nul n'avait jamais tenté de l'interpréter en vue d'un rapprochement avec la technique utilisée pour le portrait de Mona Lisa. Et dans la Joconde, il y a environ 20 voiles, 20 veli, comme questo. Un dessin de Léonard constitué de voiles superposées. J'ignorais alors que Léonard n'avait pas seulement pratiqué la superposition de microcouches de matière translucide dans la technique de peinture à l'huile, mais aussi dans des œuvres graphiques, certes élaborées, mais qui restent des dessins. C'est en 2011 que je l'ai découvert en examinant à New York la belle étude préparatoire pour la tête de la Vierge de la Sainte-Anne du Louvre, datable autour de 1501-1503. Grâce à la générosité de Carmen Bambach, conservatrice des dessins au Metropolitan Museum of Art, le 22 février 2011, j'ai pu étudier, millimètre par millimètre et avec une loupe fortement grossissante, les moindres détails de cette feuille et d'en comprendre la technique de réalisation encore inédite à ce jour. Avant d'aborder les aspects techniques du dessin, voici quelques informations essentielles sur le contexte historique de sa création. Le carton de 1501 pour la Sainte-Anne. L'étude pour la tête de la Vierge du Met appartient à un groupe d'autres études exécutées par Léonard entre 1501 et 1503, date à laquelle on sait par Fia Pietro da Novellara, l'émissaire à Florence d'Isabella d'Este, que le peintre avait commencé en avril 1501, je cite, « Uno cartone ». Finge uno Cristo bambino de età cerca uno anno che uscendo quasi de bracci ad la mamma piglia uno agnello e pare che lo stringa. La mamma, quasi levandosi de grembo ad Santa Anna, piglia il bambino per spiccarlo dallo agnello animale immolatile, che significa la passione. Sant'Anna, alquanto levandosi da sedere, pare che voglia retenere la figliola che non spicca il bambino dello agnellino, che forse vuole figurare la Chiesa che non vorrebbe fosse impedita la passione di Cristo. Fin de citation. La description de ce carton, qui a aujourd'hui disparu, correspond à peu de détails près à la composition de la Sainte-Anne du Louvre. Et j'ai pu démontrer, en 2019, preuve scientifique à l'appui, alors que la critique pensait jusque-là le contraire, que notre carton était bien celui dont Léonard s'était servi pour transférer la composition sur le panneau du Louvre. Longtemps ignoré, et plutôt situé vers 1510-1515 par les spécialistes durant plusieurs décennies, la mise en œuvre picturale de la Sainte-Anne a débuté sans doute peu après le témoignage de Novellara en avril 1501. En effet, ainsi que le professeur Armin Schlechter l'a démontré en 2005-2010 par la publication d'un document inédit conservé à la bibliothèque de Heidelberg, le Florentin et ami de Léonard Agostino Vespucci a vu en octobre 1503 une Sainte-Anne peinte par l'artiste et à cette date à un stade déjà avancé. Il s'agit bien entendu de la Sainte-Anne du Louvre, car les sources anciennes n'indiquent pas que Léonard en ait peint une autre. Le dessin du Metropolitan Museum est donc un projet de détail à grandeur réelle pour la tête de la Vierge, comme il en existe dans des dimensions et techniques variées pour l'enfant, pour la Sainte-Anne, pour l'arbre, pour le paysage de montagne et, ici, pour le bras de la Vierge.
Le caractère très élaboré et fini du dessin du maître révèle que la tête de la Vierge dans la peinture du Louvre, moins travaillée et aboutie, n'est pas aussi achevée que celle de Sainte-Anne. Il est donc heureux, grâce à la feuille de New York, de pouvoir observer l'aspect qu'aurait eu le visage de Marie si Léonard l'avait poussé davantage sur le plan pictural. Malgré sa beauté, cette étude, qui n'est pas un fragment du carton perdu de 1501, est restée longtemps ignorée par la critique à cause de sa douceur exquise qui, curieusement, a suscité des réticences. Par exemple, tandis que Berenson, en 1938, admet l'autographie, Popham passe le dessin sous silence. Il ne figure pas dans son catalogue de 1945 des dessins de Léonard. Puis, il est considéré avec hésitation par Pedretti et Fratico Hill en 1993, accepté tardivement par Clayton, 1996 et 2002, et enfin remis pleinement à l'honneur par Bambach en 2003. Sfumato aux deux, voire trois mines, sanguine, pierre noire et craie ou pastel. Passons à présent aux informations fournies par l'examen visuel du dessin que j'ai effectué en février 2011. D'après les mentions figurant dans le catalogue de l'exposition Leonardo da Vinci Master Draftsman organisée en janvier 2003 à New York au Metropolitan Museum of Art, la feuille est décrite sobrement, comme exécutée avec des mines tendres de pierre noire et de sanguine, et primairement esquissée à la sanguine. Suite à mes observations, j'ajouterai que l'on peut en réalité envisager ici une esquisse faite simultanément avec les deux mines, le modelé en sfumato étant obtenu par estompage avec les doigts, avec, selon les endroits, de possibles interventions au fusain, au lavis de pierre noire ou à l'aquarelle, voire à l'encre de Chine. Les rehauts, quant à eux, sont faits soit au pastel, soit à la craie. Les incertitudes concernant les matériaux de l'exécution sont dues au fait que le dessin présente des usures et que la superposition évidente de minces couches pulvérulentes translucides a fait perdre à certains éléments l'acuité nécessaire pour pouvoir identifier des visus, leur matière en toute certitude. L'addition très délicate de craie estompée ou de pastel pour les lumières fait en réalité de ce dessin un travail aux trois mines tendres. Si mes souvenirs sont exacts, il reste que des reprises délicates dans les boucles situées le long de la pommette dextre de Marie. Ça marche comment ça ? Là. Ah, ok. À l'aquarella. Si mes souvenirs sont exacts, il reste que des reprises délicates dans les boucles situées le long de la pommette dextre de Marie ont été tracées au pinceau fin dans une technique aqueuse, probablement l'aquarelle. Ici, toutefois, la problématique la plus intéressante est non seulement la présence de fines couches superposées, de pierre noire, de sanguine et du mine clair à identifier, avec lesquelles Léonard a réussi à obtenir le modelé puissant de la joue de la Vierge et son éclairage, mais aussi le moyen technique grâce auquel il a réussi à réaliser une telle superposition. En effet, le procédé de la peinture à l'huile est en quelque sorte idéal pour la superposition de couches nombreuses. Il faut pour cela que chaque couche soit bien sèche avant l'application de la suivante. Le peintre peut alors ajouter une nouvelle couche de peinture en toute sécurité, étant donné que le séchage de la couche sous-jacente l'a rendue suffisamment stable.
Dans la peinture aqueuse, la gouache, l'aquarelle et même la tempéra, il est quasiment impossible d'opérer comme à l'huile, car au moment de l'application d'une seconde couche, la couche inférieure est solubilisée par l'eau contenue dans la peinture. Les deux couches se mêlent alors l'une à l'autre au détriment d'un résultat artistique cohérent. Dans le cas de produits pulvérulents employés pour le dessin, comme la sanguine, la pierre noire, le fusain ou le pastel, la superposition d'une couche générale supérieure fine et translucide est mécaniquement impossible. La poudre de la couche primaire est totalement instable, elle ne résiste pas au frottement et à l'estompage nécessaires pour l'application d'une couche secondaire. Donc, elle s'efface sous la pression de cette action et la poudre dont elle est constituée migrera sur les doigts ou sur l'estompe selon le moyen auquel l'artiste aura recouru pour agir. Superposition ingénieuse, inventée par Léonard. Comment Léonard est-il donc parvenu très visiblement à obtenir la superposition de plusieurs couches pulvérulentes dans la feuille du mètre, alors qu'une telle structuration de la matière graphique est a priori mécaniquement impossible? Il existe évidemment un moyen, c'est celui du fixage des poudres avec un fixatif, mais ce procédé n'est pas recensé avant la fin du XVIIe siècle. Voici ce que dit à cet égard le dictionnaire technique Bergeon et Curie, publié en 2009, je cite. Le premier fixatif documenté est l'eau gommée, 1678. Puis, on a employé de la colle de poisson, soit par la phase du dessin, procédé de 1753, publié par Loriot en 1780, qui se fait à température ambiante ou tiède, avec un peu d'alcool soufflé en rosée. Opération faite en position verticale et répétée trois fois, soit par le revers du dessin, procédé mentionné par Lalande en 1786 dans l'encyclopédie, dans lequel on ajoute du vinaigre à la colle. On a pu aussi employer du lait, dont le principe actif adhésif est la caséine, mêlé de colle et de peau. Mariette préfère le procédé habituel à la gomme ou avec du blanc d'œuf mêlé de sucre candi, corps hygroscopique, et évoque même déjà des résines. On a souvent fixé les pastels qu'on a ensuite revêtus de colle de peau, puis avec les fusains et les sanguines. Josan, en 1852, évoque la manière de fixer par le revers, par immersion, par aspersion ou vaporisation. On a pu aussi appliquer le fixatif au pinceau à travers un papier très mince, ce qui évite que la brosse ne déplace les particules poudreuses du dessin ou du pastel. Fin de citation. Bien entendu, de nos jours, ces moyens rudimentaires ne sont plus employés. Au XIXe siècle déjà, il était utilisé le vaporisateur à bouche, comme ceci, qui servait à pulvériser en fines couches sur l'œuvre un liquide comme du fixatif pour fusain ou pour pastel. Actuellement, il existe aussi des bombes de vaporisation spécifiques prévues pour le même usage, comme ici. Léonard, quant à lui, aurait pu agir différemment et de façon très commode. En exécutant les premiers tracés sur un papier préalablement enduit d'une colle couramment employée au XVIe siècle, comme la gélatine,
col de poisson, etc., il lui eût suffi d'exposer brièvement le dessin par le revers à la vapeur d'eau bouillante, laquelle, en humectant et ramollissant la colle sous-jacente au tracé, aurait permis que les pigments en poudre du dessin fussent définitivement fixés par elle lors de son séchage. Obtenant à ce stade une matière fixée et ineffaçable, sous le passage des doigts ou de l'estompe, il aurait pu appliquer de nouvelles couches fines de sanguine, de pierre noire, de craie ou de pastel, et cela plusieurs fois en humectant la colle à la vapeur d'eau bouillante à chaque opération et en la laissant sécher ensuite. Examinée dans la réalité, la surface du dessin de New York offre dans les parties les plus élaborées à l'estompe ou digitalement l'aspect d'une fine croûte de matière, je vous le montre tout de suite, dont on voit qu'elle résulte de nombreux passages et sans doute d'autant de fixages, car elle paraît légèrement brillante dans les aspérités, quelque peu grumeleuse du papier, ce qui est anormal pour des matières dépourvues de brillance comme la sanguine, la pierre noire ou le pastel. En conclusion, je vous ai parlé de l'analogie qui existe chez Léonard entre les modalités de superposition par couches minces de matière translucide entre les œuvres à l'huile et au moins une œuvre sur papier, où le fait est tout à fait certain et avéré, ce qui est révolutionnaire en termes de création graphique à cette époque. La technique aux deux mines tendres est déjà peu courante, sinon innovante, en 1500, son usage ayant beaucoup été beaucoup plus courant ultérieurement chez les maniéristes. L'ajout de craie ou de pastel appliqué en voile est encore plus inattendu. Ce sujet mériterait d'autres développements et recherches. Pour l'instant, on sait que l'emploi du pastel chez Vinci, d'une composition matérielle différente, mais préfigurant le pastel employé dans les siècles suivants, est vraisemblablement un emprunt à l'artiste français Jean Péréal, peintre officiel des rois de France Charles VIII, Louis XII et François Ier. Dans le Promemoria Ligni, folio 669 recto ex recto 247 du Codice Atlantico, on trouve cette note, je cite: Piglia di Gian di Paris, Jean Péréal, il modo di colorire secco e il modo del sale bianco e del fare le carte impastate. Fin de citation. Il est concevable que Léonard aurait pu obtenir de Péréal différentes recettes pour fixer les dessins tracés avec des matières pulvérulentes. Il pourrait n'avoir rien inventé dans ce domaine, mais l'usage qu'il fait de la recette produit un résultat éblouissant. La feuille du Metropolitan Museum, très achevée, atteint un degré d'expressivité tellement insurpassable qu'il faut y voir une indication concrète des attentes de Léonard pour la figure de Marie. S'il avait été terminé, le visage de la Vierge du Louvre aurait bénéficié d'un traitement apparenté à celui du visage de Sainte-Anne. Avec un sfumato plus prononcé qu'il ne l'est aujourd'hui, diffusant en outre un sentiment de tendresse prenante et mystérieuse qui règne dans l'étude de New York et que je vous laisse contempler. Grazie a tutti per l'ascolto. Merci beaucoup, dottor Jacques Frank. E ora è il momento di premiare il sindaco di Pescara, il dottor Carlo Masci. Buongiorno e benvenuto. Il senatore Nazario Pagano in rappresentanza del Senato della Repubblica Italiana e il vice direttore dell'Istituto di Cultura Francese, Hervé Clément. Buongiorno e benvenuti. Hervé Clément, che oggi è qui in rappresentanza dell'ambasciata francese a Roma per ricevere ufficialmente delle sculture dell'artista Andrea da Montefeltro come simbolo di amicizia, pace e fraternità tra l'Italia e la Francia.
Complimenti, congratulazioni. Complimenti al sindaco di Pescara, al dottor Carlo Masci, al senatore dottor Nazario Pagano e al nostro vice direttore dell'Istituto di Cultura Francese, Monsieur Herb Clement. Grazie. Grazie. E ora andiamo a scoprire il segreto dell'ultima cena, curato questo video dalla nostra Annalisa Di Maria. Prego. Ed è così che inizia il breve viaggio per svelarvi il mistero dell'ultima cena di Leonardo da Vinci. Qui tre personaggi, come separati dal resto della scena e incentrati su se stessi e non sul Cristo come gli altri. Nel più giovane, Leonardo, per dipingere l'apostolo Matteo, diede il volto del suo prediletto allievo Salai, che fu per lui come un figlio. Per il Giuda Taddeo, Leonardo diede il proprio volto, mentre per il più anziano e detto Simone nella scena, Leonardo utilizzò lo stesso volto di Giuda, qui raffigurato, e dunque la stessa persona. Perché, come lui stesso ci racconta nel Trattato della pittura, si può usare lo stesso modello per più figure, modificandone solo i dettagli. La conferma di ciò ci arriva dalle parole del professor Raoul Perrot, che mettendo a confronto i due volti ci racconta che combaciano al 98%. Basta dunque posizionare la testa di Simone come quella di Giuda e aggiungergli i capelli castani e barba scura e ci ritroviamo davanti allo stesso personaggio, un personaggio che Leonardo raffigurò più volte nelle sue opere. Ma chi era costui che Leonardo usò come modello? Era Francesco Giamberti, detto il Sangallo, che si distinse per il suo forte e particolare aspetto fisico e che fu per Leonardo un maestro, un modello e una persona da seguire, e fonte di ispirazione sia per lui che per i suoi figli, quest'ultimi molto amici di Leonardo. Eccolo dunque inserito nei panni di Simone, insieme agli altri due personaggi. Tre dunque, come il numero delle finestre alle spalle del Cristo. Il tre che si riveste di una grande simbologia. Il tre come i tre stadi della vita, giovinezza, maturità e vecchiaia, come le tre forme della materia, solida, gassosa e liquida, e ancora come passato, presente e futuro, i tre regni della natura, minerale, vegetale e animale, come nascita, vita e morte, come corpo, anima e spirito, come pensiero, parola e azione, come la Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, il tre dunque che dà equilibrio e conciliazione. Ma è unendo l'apostolo Bartolomeo a Matteo che sveliamo il vero segreto. Essi combaciano alla perfezione e unendoli si crea un tavolino, i tre personaggi iniziali distaccati dal resto della scena e ripresi da un dialogo tra loro. L'apostolo Bartolomeo, avente per modello il volto di Salai, rappresenta il filosofo Aristotele che ebbe come maestro Platone, qui nei panni di Taddeo con il volto di Leonardo. Platone, che ebbe come maestro Socrate, che qui nella scena veste i panni dell'apostolo Simone, nelle sembianze di Socrate. I tre rappresentano dunque le tre età della vita. Leonardo ha sempre voluto, attraverso le sue opere, conciliare antichità greca e cristianesimo. E questo è il vero concetto del neoplatonismo, un platonismo della rinascita. L'ultima cena rappresenta questa volontà e condivide l'amore incondizionato che Dio ha per l'umanità. L'amore è il vero tema dell'opera. Quali che siano le circostanze, come nella cena del Signore, tutti hanno posto la sua tavola.
anche coloro che, come Giuda, hanno tradito il suo amore. Dio è bene, luce, simboleggia il perdono, la libertà, la pace, la condivisione, la gioia, nonché la suprema bellezza evocata da Platone. Leonardo in quest'opera di grande bellezza si avvicina al divino. Complimenti ad Annalisa Di Maria, che ringrazio. Ringrazio naturalmente il professor Jean-Charles Pomerol, Andrea da Montefeltro e il dottor Jacques Frank. Grazie di essere stati con noi. Chiuderei questa bellissima mattinata dedicata al genio di Leonardo con un'altra opera straordinaria, questa volta di Giacomo Puccini, Il Vissi d'arte, e naturalmente a cantarla sarà il nostro soprano Paola Troilo Travaglini. Complimenti al nostro soprano Paola Troilo Travaglini, grazie. E questo era Il Cavallo Ideale, la proporzione divina, Leonardo da Vinci. Grazie a voi tutti.